Torneone, torneone, torneone. Dame un segundo. E allora attiviamoci ragazzi piano piano a sinistra che su Allora Boh Tra cinque minuti esatti er Sì ho fatto cadere Al solito fare delle cuffie Ma tutto a posto allora ragazzi datemi un secondo, sto gestando più robe insieme, datemi un secondo, sto impazzendo, credo che la mia sanità mentale stia andando a fare in culo in questo momento. In culo in questo momento. Ok, ci siamo quasi, finalmente ho tutto sotto, tra, sotto controllo. Abbiamo... Buon tutto a posto, mi sposto un secondo di canale così salutiamo i ragazzi. No, tu, tutto è possibile. Ma <ride> come è possibile? Devi solo crederci. Ma perché Ma veramente? Ho visto ma dei eh, secondi in lader boxano sempre. Ma gli chatti senza arco messo <ride> dentro la box ciao Beh, ragazzi Grazie, steve, la... eh. ciao 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 non ti riconosco ciao 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 Vergine ciao 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 siamo oh, ciao no, conclusione ciao 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 un secondo solo ho un piccolo una piccola cosa arrivo Guarda, guarda, Luke che non gioca neanche secondo le regole che la community ha adottato. La community dice che non puoi fare due cariche volando. Com'è che si chiamano? Non, non, puoi, non puoi ciclare le cariche se non hai nulla di ingaggiato. Ah, quindi dovremo rimanere a terra. Se, quindi. almeno, quando, se mi spari con gli arcieri, puoi farlo, ma se non mi spari con gli arcieri, no. Non okay. puoi andare in giro a cercare di uccidere il mio logo, comunque ci puoi provare appena a terra. Eh, eh, mi hai ricordato che avevo degli arcieri, grazie. Ah, Dai, guarda, guarda, guarda. Splantare degli Efi è che comunque hai poche unità quindi da gestire più o meno sono facili. Guarda Con guarda orchi... come prova ad alzarsi in volo, guarda guardalo. hai veramente troppa roba. Guardalo. Che infamone. guarda guarda aglia, 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 è tanto ormai è morto, guarda guarda stai... infamone, infamone, guarda perforando il culo guarda piccione. Che infamone. guarda 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 riattivo il microfono della live. Eh, sono anche in live per chi fosse interessato a vedere le, le ultime partite dello, dello, dello stream. Niente, andata, andata. Andiamo, Hola. ci spostiamo in live nell'altra stanza. A, a, a siamo, tutti, siamo, tutti, siamo tutti in live. Anche, anche Luca è in live. Vi sposto tanto. Va bene, gr grande, allora. Cardius! Grazie, intanto, guarda, io vi, vi devo salutare perché ho un appuntamento in negozio anche la domenica. Ok, um, boom, eh, appena arriva. Ciao, Simo, Appena arriva appunto il tuo concorrente, Gagina, possiamo iniziare. Io intanto ospiterei la partita. Eh, come ti senti? Ti senti carico? Sono pronto. Sei pronto? Senti la vittoria in tasca? Frontera, la pregusto. Prontare. La pregusta. Quindi sei pronto anche a sfidare il tuo eventuale nemico? Che potrebbe essere o Simone o Ronin? Assolutamente sì. Vuoi tipo di qualcosa? Tanto c'è Simone che ti ascolta, vuoi di qualcosa? <ride> dai, un po' di flaming, dai, dai, leggero. Scherzo. Spiazzo. Bene, abbiamo. <ride> abbiamo un, uh, un buonissimo Immortal che ha già pronunciato la finale. Che vorrebbe, vuole battere il uh, gagina spinata. E degustarsi, la, vit la vittoria. E poi um, non ti temo. Ma temo Romnin. C'è cioè Simone che già mette le mani avanti dicendo che, che Immortal è. Ha fatto intendere che sei easy per lui Attenzione attenzione C'è del... Ah, del leggero la sfida. dissing Io mi sentirei molto offese Gli farei rimangiare tutto quello che ha detto Con gli interessi eh? Ovviamente <ride> Ce la vedremo sul campo tra poco Esatto esatto allora, io ospito subito la partita, eh, mi dispiace che la partita sarà un po' incasinata perché ci saranno le semifinali adesso di Gagina Spinata dove saranno in diretta, e la finale di Gronin di e SG che purtroppo non saranno in diretta per via degli orari. Eh, spero di non avere problemi domani a streamare la finale, però ragazzi è normale, siamo tutte persone adulti, eh, adulte e eh, ogni tanto. Si hanno problemi di orari per la vita reale, ovviamente lavoro, famiglia, ragazza, moglie. Ognuno ha i propri cazzi. Cerchiamo comunque di portare tutto in live o in replay o eh, di persona. Dai ragazzi, io intanto ho stato Immortal. Se vuoi iniziare ad aggiungerti, assolutamente sì. Ok, abbiamo già Gagina Spinata che è arrivato qui e vuole assolutamente farti il culo. Vediamo se Gaggina Spinata prima c'era. Gaggina, entri un secondo in Discord. Felicissimo di aver portato questo torneo sul canale di il mio canale di Total War con il grandissimo aiuto che è stato um, buon Arcadius, che ci ha dato una grandissima mano. Speriamo appunto di riuscire a fare più tornei con lui e a partecipare a molti più tornei. Uh, ok, dice che non è pratico. Pa, pa, pa. Dimmi che non è una stanza chiusa, merda, è una stanza chiusa. Immagino che tu non hai i poteri, giusto? Eh no, purtroppo non ce li ho. Allora facciamo una cosa, andiamo in squadra 1 che sta sopra Toss. Vieni? Ok, aspettiamo un secondo Gagina perché facciamo un pochino di, di come dire? Di sfida. Hey ragazzi, mi sentite? Ciao Gagina, ciao bello. Ciao. Allora, Ciao, buonasera a tutti buonasera a tutti, buon pomeriggio io comunque vi congratulo con voi due che siete arrivati nella semifinale e siete stati due ottimi giocatori abbiamo visto in Mortal Empire sudare molto nella battaglia di prima e nella battaglia di ieri che è stata ieri, molto molto interessante ma portarsi e strapparsi questa vittoria che è lunga con i denti invece abbiamo questa sorpresa che è stata comunque Gagina Spinata con le sue meravigliose giocate che è riuscito a conquistare una vittoria più che meritata, e ovviamente insieme anche a Mortal Empire. È riuscito ad arrivare in, um, nella semifinale. Vuoi dire qualcosa al buon um, Immortal Gagina prima di startare? Eh, diciamo che sono stato pur, forse un po' fortunato perché fino a qua eh, non sono molto pratico di tornei e partite online. Però, dai, proviamo a divertirci tutti insieme. Facciamo tanta esperienza ok una bella partita Dai. ok Gagina vuoi dire qualcosa in mortal prima dello start ci vediamo sul campo di battaglia Eccola, <ride> ok. Nessun uh, dissing, ovviamente amichevole, nessun flaming. No, no, sono due grandissimi credo. giocatori che non hanno bisogno di questi mezzucci. Ovviamente, eh, Gagina Spinata sa che può strappare la vittoria. È al sesso e mortal, sesso si impegneranno per strapparla con le unghie e con i denti. Adesso abbiamo il buon Von Arcadius nel canale che dice presente e eh, dedicato a lui. Grazie a lui e eh, alla sua simpatia di, di ieri. Gli lasciamo questo questo bellissimo banner per ricordare appunto chi, chi è lui e come vedete dedicargli comunque un pochino di attenzione vi ricordo che Von Arcadius ha un canale youtube che mi presto adesso da spammare anche questa volta e partirei subito con le partite intanto io vi, eh, vi auguro buona fortuna a tutte e due vi dico se volete fare pick e ban a voce e poi mutarvi o comunque sì, va bene pure va bene a voce per me, sì. ok pick e ban Comincia tu eh, comincio io? Sì. Eh, allora io scelgo i eh, Skaven. Mi hanno portato fortuna fino a mo. Quindi continuiamo qui con Iscaven. Eh, e vanno Tomb Kings eh, Conti Vampiro. Ok. Ok ragazzi, vi invito a mutarvi così almeno durante la partita eh, magari non vi scapperà bestemmi o altro, <ride> solamente per questo e noi ci sentiamo alla fine delle due partite, vi auguro buona fortuna a entrambi e che vinca il migliore, buon divertimento soprattutto Grazie. questo. Ok ragazzi, invece la gente che rimarrà con me, in questo momento manderò un po' di pubblicità perché siamo un pezzo di merda e nel frattempo farò anche un ottimo sondaggio per vedere chi secondo voi vincerà questo, questa semifinale. Aspettiamo che finisce la pubblicità e poi continua a parlare a, a randalla. Vediamo intanto: no, niente, vediamo un attimino. Bom, finita la pubblicità, ricomincerò a parlare, ragazzi. Abbiamo. Uno stupendo Scaven da una parte e dall'altra parte vediamo il caos. Ovviamente non vi dirò niente di più tranne che hanno degli eserciti molto molto interessanti. Soprattutto Mortal Pile fa una decisione che alquanto per me è discutibile e sinceramente non la farei, nel senso che quelle unità secondo il mio parere non sono buonissime. Ma ovviamente lui sarà più esperto di me e mi dimostrerà che mi sto sbagliando. Metto il tetto massimo che non l'avevo inserito prima. In caso ci fossero dei, dei problemini cercherò di metterli a posto. Eh, non dovrebbero comunque esserci problemi di nessun tipo. Sto controllando le unità. No non dovrebbero esserci problemi di nessun tipo ricordo tutti che questo torneo è amichevole quindi non ci saranno um, flaming di, di nessun tipo tranne scherzosi che questi sono ovviamente permessi come è permesso dire al buon buon Arcadius quando usciranno i Nippon che lui ovviamente ha le comunicazioni con tutti quelli della creative assembly E lui che non fa uscire Nippon dovete sapere questa la realtà è che è lui che cerca di non farli uscire ho spento le cuffie. Ok. Addirittura ha spento le cuffie. Già, gira spinata. Non ci vuole proprio sentire. <ride> non ci vuole più sentirci. Odia. Adesso ci ha messo in blacklist. No, vabbè. Scherzo, le ha spente giustamente. Perché stiamo per giocare la partita. Uh, ragazzi, io vi voglio un po' vivi nella chat, scrivete cosa vi pare di questo gadgina spinata, cosa vi è apparso, cosa pensate che andrà a finire tra i loro due, chi potrà essere vincitore vi invito a votare e, e niente, cerchiamo comunque di dedicarci in questa semifinale tra questi due grandissimi giocatori che sono arrivati qua meritatissimi e a goderci il più possibile il combattimento Chi ci sarà al momento. Torre bianca di Oat è stata imposta come mappa. Successivamente verrà messa la mappa Languille, come sempre sono le due mappe che me le ricordo a memoria. Mentre l'ultima che non mi ricordo mai dovrebbe essere la terra dei troll. Una roba del genere. Sì, dopo la cercherò se dovesse esserci una terza partita. I due contendenti sono pronti, partiamo subito. Inizio a togliere il banner. Il bannerino lo tolgo subito, così almeno me lo ricordo. Ossia ne stiamo mettendo un altro. Non esageriamo, va bene, un po' di banner, ma così tanti si esagera. Ok, ragazzi, eh, inizierò a fare comunque un mini riassunto di che tipo di esercito abbiamo di fronte. Abbiamo comunque delle le persone che ha vinto il sondaggio Immortal, con tre voti per lui. Mm. Comunque, darò il mio massimo sostegno per il grandissimo eh, Gagina, che si è rivelato un giocatore molto, molto forte. Ehm, ovviamente, il pubblico che conosce, tutti e due, probabilmente ha votato sia per simpatia che per conoscenza. Ma secondo me, Gagina può mostrare le sue carte in questo momento può far vedere alla gente cosa è Gagina spinata. Dato vediamo qua che c'è praticamente una specie di tempio degli elfi alti che non c'entrano un cazzo in questa battaglia ma ci sta il tempio. È sempre bello il tempio, no? Ah, c'è proprio l'appartamento. Qua affittano gli appartamenti se and voi andate in vacanza, qua vi affittano, eh? Costa tipo... Non lo so, 5. Vabbè parte le stronzate. Eh, iniziamo subito a elencare l'esercito. Avremo l'uccellaccio. Un'altra volta vediamo l'ucellaccio che è Satorael, Satora Molto interessante la sua scelta, perché, comunque, è un mago, un caster che può attraversare le file nemiche senza avere eh, molte ripercussioni. Abbiamo la progenie del caos. Abbiamo anche dall'altra parte la progenie del caos. Che comunque quattro unità di progenie del caos sono molto interessanti. Due unità di mastini, due eh, unità di predoni e una discendenza dei demoni dei reietti. Poi vediamo qua, eh, comunque la front line sarà composta prevalentemente di predoni. Molto molto interessante. Le magie che ha portato con questo mango sono le... Ah, due manticore. Molto molto bene. Sono curioso di vedere come andrà. Il maghetto me lo sono perso, quindi... Scusate un secondo, ma l'ha spostato anche di quelle volte. Oddio. Ok, le magie che sta portando sono magie, comunque, quella pioggerellina che fa. Che comunque non vi fa selezionare l'unità, sto gioco infame. E l'altro che dovrebbe diminuire l'attacco corpo a corpo dell'unità. Due magie molto buone. E se sorte bene potrebbero fare una bella differenza sul campo di battaglia. Dall'altra parte, comunque, vediamo gli scavi. Gli scaven non vorranno lasciare territorio a questi maledetti caos e alla divinità Tizek. Quindi abbiamo da questa parte gli scavi schiavi. E nella backdoor vediamo i ratti del clan. Lancieri con scudi. E i rattori subito dietro. Nelle retrovie, daranno una mano. E a. Um diciamo fortificare la frontline in caso di bisogno, dei mortagli del vento benefico per cercare di uccidere più unità possibili e un bel maghetto, un prete della peste per cercare di uccidere, cioè, vediamo la magia dell'evocazione dei monaci. Poi abbiamo la magia del vomito praticamente quello davanti e l'ultima magia non la riconosco e ripeto, mi desse la possibilità di selezionare questa unità mi aiuterebbe, ma niente, comandata dall'esercito di Sneak, il signore della morte, ottimo generale per fare un 1v1, fantastico. E l'abonimio di Pozzo Infernale, questa unità è devastante: recupera vita, quindi una bellissima scelta, e anche anti-rash eh, per finire. Non dovrei essermi dimenticato un granché. Provo a vedere se mi sono dimenticato qualcosa. Ah, i ratti della morte nella backdoor per cercare di assassinare qualche unità eh, che dà fastidio. In questi casi, sicuramente saranno assassinati i monaci vedremo come se la giocheranno tutte e due ok ragazzi gentilmente mi stavano aspettando sapevano che facevo la tabellina eh, giustamente stavano aspettando che finisse a spiegare l'esercito eh, sicuramente mi sarò dimenticato qualcosa quindi chiedo scusa di non essere estremamente mh, attento a tutto quanto però eh, dovrei avere sintetizzato tutto quello che stiamo vedendo sul campo di battaglia Um, la frontline sicuramente la frontline degli scaven schiavi eh, sarà una frontline che perderà molto contro l'esercito che ha contro, eh, mi aspetto appunto che abbia molti problemi nella front line di skaven, vediamo se riuscirà a ottimizzare comunque con la sua eh, unità mh, di mortai e fare dei discreti danni e comunque sono molto curioso di vedere anche Sneak. snick eh, è un generale che può uccidere facilmente il generale amico, il problema è di riuscire a prenderlo perché come sappiamo questo generale qua passa attraverso le unità nemiche come se non ci fossero non ci fossero problemi le passa proprio direttamente sopra ci cammina sopra le l'unità, è devastante vediamo il primo combattimento assolutamente a favore verso il caos, con questi qua degli orrori, la progenie del caos sicuramente fa un danno esorbitante e infatti vediamo i primi scamme schiavi ritirarsi dall'ondata di paura che stanno emettendo questa progenie del caos da questa parte vediamo una decisione poco, di... poco discu... discutibile di cercare di ingaggiare i mortai ma allo stesso tempo vengono ingaggiati dall'abonimio quindi se è, interisi, se è furbo che ha spinata sposterà i mortai e ucciderà molto facilmente la manticola anche se la mantucca comunque può levarsi perché ha una grossa mobilità, ha il problema che va in furia. Quando va in furia, la manticola diventa pressoché inutile. Bellissima giocata da parte di um, Immortal, che è riuscito comunque a mettere in fuga i mortai, l'unità che più gli avrebbe dato fastidio. Molto, molto bella anche questo inseguimento che sta facendo con i cani per cercare di uccidere del tutto questi scamen schiavi, che altrimenti ritornerebbero in battaglia all'infinito. Da questa parte sinistra abbiamo dei ratti e clan um, lancieri che stanno andando in rotta. Quindi generalmente vediamo un caos che si vede nettamente in, uh, in favore. Non vediamo ancora grosse magie, sicuramente sono state tirate, ma me ne sono perse. Ok, una magia è stata tirata dal basso delle statistiche d'attacco corpo a corpo. Ottima magia per debuffare le unità qua in mezzo e ci sta veramente tanto. Uh, vediamo Sneak che è contro il, um, Saturn Rail rischia veramente la vita. E ovviamente la sua massa cerca di scappare il più presto possibile. Ma Sneak cerca di seguirlo. Vuole la sua morte, vuole la sua testa. Se lo uccide riuscirà addirittura a portarsi forse a casa la vittoria. Lo insegue, lo colpisce alle spalle, signori. La battaglia è veramente molto molto bella. Ovviamente eh, abbiamo due grandissimi giocatori. Si accorge subito che rischiava tantissimo col generale. E per l'appunto, eh, cerca di caricare con i mastini da guerra e non li tiene per più di un secondo Carica Sneak che perde l'agro contro il generale nemico e rimane lì fermo Purtroppo in queste battaglie eh, si tende a perdere qualche unità E il buon eh, Gaggina Spinata avrà perso un secondo eh, la visione di Sneak E per l'appunto Sneak è rimasto fermo e non ha potuto assassinare il buon Satorael in questo momento la front line sta compattando tantissimo, sta cercando di reggere, ma gli scambi li vediamo, li vediamo nettamente in, um, in svantaggio per quanto riguarda il centro. Mentre per quanto riguarda la backdoor abbiamo un, um, delle unità che stanno difendendo molto bene contro le singole unità come... Uh, aspettate, aspettate. Zeke sta cercando di assassinare ancora Satorel non so che è successo qua è successo la fine del mondo in questo momento ha usato la magia per bloccarlo Satorel non si sta muovendo sta prendendo un sacco di vita la Bonimio ha caricato contro Satorel. potrebbe addirittura rischiare tantissimo la Progenie sta avanzando probabilmente la Progenie viene usata per bloccare generale il generale nemico e non solo, anche la Bonimio eh, abbiamo invece dalla parte della backdoor un'evocazione di monaci, che, no, anzi, di ratti del che stanno andando in fuga, e ehm, i mastini stanno vedendo la meglio su questi ratti. I ratogri purtroppo, stanno andando in fuga, hanno poca disciplina, tendenzialmente, se vengono incanti per un sacco di tempo, tendono a scappare e a diminuire le statistiche offensive, come in questo caso. Uh, il generale nemico è riuscito ancora una volta a scappare. Con sempre meno vita, ma riesce a sfuggire dal campo di battaglia. Buona, buonissima giocata da parte di Immortal. Perché non si fa prendere. Anzi, di Gagina, perché no, no, avevo detto bene. Sto facendo una confusione di Immortal, eh, in maniera incredibile. Buona giocata di Immortal che è riuscito a non farsi prendere il generale ancora una volta. E mette il generale nemico in una situazione difficilissima, che sarà molto difficile per lui uscire fuori da questa situazione con i mastini che lo tengono che gli tengono sneak eh, con la manticora che sta cercando di assassinarlo siamo passati dall'assassino che viene assassinato ragazzi mentre la backdoor come state vedendo ormai non esiste la front line questa era la backdoor da parte degli scam sta subendo tantissimi danni il nostro aboniglio sta per ritirarsi la vittoria sembra molto molto vicina alla parte del caos Uh, il buon Satorael sta cercando di incare. Probabilmente cercherà di assassinare le poche unità di ratti che cercano di scappare, ratti dei clan lancieri che se la vedono veramente tanto tanto male. La vittoria è arrivata a Immortal, grandissima giocata 1-0 per Immortal. Devo dire che ha giocato veramente alla grande. Mi stupisce sempre come riescono a utilizzare benissimo la progenie del Caos. In questo caso, ha voluto puntare tantissimo, gaggina spinata. Sul le Unità di fanteria piuttosto che le unità di, di due grandissimi giocatori, invece che puntare prevalentemente sulle unità da tiro, questa cosa è stata Praticamente la sua sconfitta perché se avesse avuto più unità da tiro sicuramente avrebbe gestito meglio questa progenie. Immortal ha giocato molto bene ed è riuscito a tenere sotto controllo Sneak. Eh, abbiamo visto una bellissima partita. Eh, sicuramente i due giocatori hanno dato il meglio dei loro stessi. Eh, grandissimi tutti e due se la sono cavata. Grande Immortal che ha riuscito a fare veramente un miracolo con la progenie. La progenie l'ha usata benissimo. Mentre l'altra parte purtroppo ha perso dei colpi... Anche per l'esercito che aveva studiato, probabilmente era un esercito studiato per ammazzare eh, un discreto numero di mostri e magari di cavalleria. E invece dall'altra parte si è trovato un esercito del tutto diverso da quello che si aspettava, e quindi è stato un po' che interato dalla sua scelta. Grandissimi, tutti e due. Adesso rimettiamo il bannerino, ovviamente dedicato a Mon Arcadius, per sempre ricordarci chi è lui. Ok, ok, i due giocatori faranno i prossimi ban. Vedremo se Mortar riuscirà a strapparsi questa finale contro il giocatore che potrebbe essere Simone eh, Sergente 71 o giocherà contro eh, Ronin. O se invece il buon Gaggina Spinata riuscirà a fare un'incredibile rimonta e a vincere questa partita. Vediamo un attimino. Ragazzi mi sono molto divertito in questa partita perché è stato veramente molto molto bella. Sono curioso di vedere la finale e sono curioso di vedere questi due grandi giocatori sfidarsi uno contro l'altro. Ok abbiamo il ban, e, il ban è degli LM e TK e dovrebbe piccare i DE dovrebbe essere... Elfi oscuri, esatto. Prenderai gli elfi oscuri. Um, perché mi viene in mente Die, Dark Eldar? Ragazzi, io ho giocato. Pff, minchia, mi hai spaventato. Ciao, mamma, a dopo. Eh, non me l'aspettavo. Uh, io ho giocato tantissimo tempo con Hammer 40.000. E quindi quando leggo Die, mi viene in mente Dark, eh, Dark Tempra, non elfi oscuri. Quindi. Vabbè, alla fine gli Elfi Oscuri sono derivanti da Yeldar Oscuri, quindi più o meno. Prende Vue, abbiamo i Wood Elf e eh, ah, bello, contro gli Elfi Oscuri. Ok ragazzi, tirando alle somme, io direi leggermente che gli Elfi Oscuri si troverebbero Leggerissimamente svantaggio rispetto agli Alfi Silvani. Dipende da cosa metterà gli Alfi Silvani, forse dirò una branco di cazzate. Ma secondo me gli Alfi Silvani hanno un esercito tale per cui riesce a metterlo in difficoltà. Speriamo solamente che eh, gazzena Spinata riesca a sfruttare al meglio la competizione delle sue unità e riesca a prendere un vantaggio eh, notevole contro il grandissimo Immortal Empire. E a strappare questo 1 a 1 meritato. Intanto io esamino e come sempre ogni, quando fanno la selezione dei personaggi per la selezione dei, delle unità io metto la pubblicità a ah, fracchissimo. Ok. Allora. Per quelli che mi stanno ancora ascoltando ehm, Ghiaggino a spinata e morta in Vediamo un attimino di fare un altro sondaggino Ok, ragazzi, finita la pubblicità. Vediamo 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Dovremmo essere ritornati, adesso siamo di nuovo con tutti che, quanti che ci ascoltano. Ragazzi, questa è la semifinale, vi ricordo che i giocatori che sono arrivati in semifinale è Gagina Spinata e Mortal Pyre contro dall'altra parte abbiamo SG71 e XMT Ronin che purtroppo eh, la vedremo in differita l'SG71 e XMT Ronin, probabilmente domani, domani pomeriggio eh, se riesco a far comaciare il Orari dei due contendenti di domani, eh, farò prima il replay delle partite alzare un po' col volume. Di cosa, se mi dice nel gioco, lo posso fare dopo, pro? Eh, di cosa? il Mio volume del microfono o del gioco? Eh, se no, faccio così, vediamo se va bene. Ho alzato un po' il gioco Dovrebbe essere quello il problema Lo so Ok abbiamo un primo pronto Vediamo il secondo Pronto ci sono Sono tutte e due pronti Ultima partita ragazzi Alzerò di nuovo il gioco Se serve Simone Dimmelo che alzo di nuovo il gioco O la, la mia voce Dimmelo se perché sennò no, Si sente troppo il gioco Se no Comunque adesso alzo ancora di più in caso. Ultima partita. Abbiamo sicuramente una bella scelta da parte di, di Gaggina Spinate. Mi piace molto già vedere gli Elfi silvani, soprattutto il meme. T'ho già tolto. Grazie Samuel. Grazie mille. Grazie tanto l'ho tolto anche se avrei voluto tenerlo il meme per ricordarci buon buon Arcadius in tutti i momenti in tutti gli istanti ehi hey, trice ciao bello eh, ragazzi se volete dopo vediamo il replay dei giocatori che non abbiamo visto ditemi voi Oh che bello, io già ho visto una cosa che mi piace tantissimo. Partiamo subito dal Gazzina Spinata e speriamo nella rimonta così un 1v1, l'ultima partita sarebbe molto molto interessante vederla. Abbiamo la signora del, delle radune che è un ottimo mago, ha il vomito che il vomito fa sempre un sacco di danni e ha uh, l'arco. Può, per me va bene il replay, perfetto, metteremo il replay dopo. L'arco fa delle buonissime uccisioni e consentirà di uccidere unità singole che possono essere in questo caso dei leader. Buono, buono, mi piace molto questa scelta sua e sicuramente ci giocherà molto attorno. Poi vediamo eh, il Canta Magia della Vita quindi a curare a bomba le sue unità che moriranno in questo scontro. Le guard La Guardia Eterna di Scudi ne vediamo una, due, tre. 4, uh, forse non ho perso una 5, 5 di unità di guardia. Vediamo che comunque giocherà molto di cavalleria. Abbiamo le sorelle della spina che sono le unità sempre col cervo e poi dell'altra cavalleria che sono i cacciatori selvaggi di Kurnos molto molto interessante vedere un elfo silvano che non gioca unicamente di unità da tiro e vediamo anche la guardia via nella backdoor dell'unità molto buona per uccidere a distanza che hanno anche attacchi magici se non sbaglio mi pare sì Uh, no, attacchi perforanti, non magici. Hanno ah, una buona gittata di 190. Sono unità che sparano lontanissimo, una portata elevatissima. Dall'altra parte cosa abbiamo? Uh, ragazzi, abbiamo il grandissimo Immorta con i carri. Io i carri ho una predilizione. Sono felicissimo di vedere i carri in una partita. Infatti, mi stavo chiedendo come mai nessuno li utilizzasse. Facendomi delle domande del tipo: sono, Saranno scarse? In verità no. Finalmente le vediamo, eh, vediamo anche della cavalleria, cavalieri scuri molto, molto belli, poco usati nella campagna principale. Perché di solito, quando tendi a fare cavalieri scuri, hai sicuramente di meglio. Eh, quindi, sono felici di vedere molti giocatori che saranno unità molto forti. Vediamo che, comunque, gli alfi scuri si troveranno un esercito, non dico counter, ma un esercito che non si, aspetta, non si aspettavano contro. Quindi avranno leggermente difficoltà A molte unità mobili gli Elfi Silvani Contro molte unità antifanteria Che in, quel, in questo caso non ce ne sono tantissime I carri sono anche anti-large Questa cosa potrebbe fargli piangere sangue Al a grandissimo gaggina Aspirata Vediamo ancora per essere un pochino più celleri Vediamo le lame nefaste nella front line che cercheranno, E lame del terrore che cercano di tenere a front line il più possibile E per finire Malekit. Malekit non c'è bisogno di fare presentazioni. Malekit è Malekit. Direi su Teradonte. Direi che Malekit non, non ha bisogno di essere presentato perché è un personaggio bellissimo. Partiamo subito la partita. Ok ragazzi, sicuramente ehm, nella formazione vediamo forse un, un Immortal un pochino più preparato rispetto a un Gagina dove strutturare le truppe gioca anche molto sulla backdoor de dei nemici, mentre un, un Gagina più statico. Vediamo se avrà dei grossi successi su con queste unità di ehm, guardavia o se verranno falciati da tutte queste unità di cavalleria che hai al Fescure. Vediamo il primo, il primo combattimento nella front line Si muove subito il leader Per cercare di mettere le prime vittime E andrà sicuramente con lo sputo di veleno Vediamo contro chi deciderà di farlo I carri si stanno muovendo nella backdoor, Cercando di ottenere un danno epocale Ah, i carri stanno sparando contro il drago Attenzione, ricordiamoci che è anti-larch Quegli spari sono anti-larch Quindi fanno un botto di danni al drago la posizione dell'esercito è molto molto interessante, vediamo il drago infatti che sta perdendo un sacco di vita, questa cosa è negativissima mm, per Gagina, Gagina deve assolutamente stare più attento, non deve fare più movimenti così azzardati, però vediamo Gagina che risponde, oh Gagina che gli risponde malissimo al buon immortal sparando contro i carri con le sue guardie a via e facendo dei danni veramente importanti. Ma abbiamo un immortal che non si fa sorprendere, un immortal che si sta approfittando di questa sua grande distrazione di Gagina per cercare di colpire la backdoor. Gagina non se n'è accorto ma sta per essere caricato. Purtroppo questa cosa sarà abbastanza grave per lui. La cavalleria è riuscita ad arrivare contro le sue unità di arcieri e sicuramente distruggerà e disintegrerà queste unità molto molto costose se ne è accorto ora e sta mandando i cacciatori selvaggi di Kurnos vediamo se riescono a salvare queste due unità estremamente costose o se andranno in fuga e quindi necessariamente rischieranno di morire bella giocata che comunque è riuscito a salvaguardare molti di queste unità e con per sua fortuna sono morti pochi modelli ma il problema è che il suo nemico ha tantissime unità di cavalleria per fargli pentire di essere nato. Come vedete in questo caso sta continuando a caricare la guardia via cercando di mettere più unità possibili. Grande mh, far scendere il drago era l'unica soluzione che aveva. Così almeno il drago forse riesce a mettere in rotta la cavalleria nemica prima che gli faccia troppi danni. Assolutamente il buon eh, Immortal sa che quelle unità di arcieri devono essere uccisi. E cercherà in tutti i modi possibili di non fargli sparare. Mentre vediamo una frontline che ormai sta compattata da un po' di tempo e sta perdendo metà vita. Vediamo leggermente il svantaggio, anzi più che leggermente, vediamo il svantaggio totale. Il buon Gaggina Spinata e sarà molto grave per lui perché comunque la frontline quando cadrà avrà via libera il buon Immortal e riuscirà a prendere tutte le sue unità di arcieri. Il Mortal sa benissimo chi focussare. E avendo visto il drago già da prima, sa che il drago deve morire come prima unità. Non ha particolarmente fortuna nella portata. Anzi, anzi, vi dirò una cosa. Probabilmente aveva culo gagina perché molte unità di arcieri venivano messe come protezione dal suo drago. Invece, così adesso non c'è più protezione, il drago sta subendo. Un fuoco incessante dalle un unità di carri. Questa cosa potrebbe precludere molto le possibilità in vittoria del buon Gagina speriamo che riesca in qualsiasi modo possibile a difendere quel drago e non lo, e non lo perda in nessun, uh, nessun modo ricordiamo che i carri comunque una volta che finiranno i colpi caricheranno e metteranno in rotta le unità che rimarranno di lancieri, se non uccideranno definitivamente gli arcieri Abbiamo il buon eh, signore Radure che sta facendo sicuramente quello che può. Ha bloccato i cavalieri su Agaronte e sta cercando di mettere più vittime possibile. Mentre Manikit è in combattimento. Forse ehm, con il signore Radure focusserei in Manikit piuttosto che focussare i cavalieri su Agaronte. Però non è la scelta di, di buon Gagina che sta continuando a focussare la cavalleria. Perdendo molte ma molte unità. La scelta è stata opportuna quella di mettere questi carri. Questi carri stanno consentendo al buon eh, Immortal di portarsi a casa la vittoria. Direi che è più meritata. Peccato, avremmo voluto il terzo match. Magagina ha purtroppo mh, fatto mh, degli errori, degli orrorini che gli potrebbero costare la partita. Vedremo se riesce a rimontare. I carri gli stanno veramente devastando la vita, purtroppo la front line quasi non esiste più. Ok, abbiamo le sorelle della spina che stanno caricando il restante della cavalleria, cercando di mettere in rotta. Gagina sta cercando di metterci di tutto e di più per cercare di salvare la partita, non vuole assolutamente essere sconfitto, ma direi che non è possibile. Perché Gagina è un GG. Gigi, molto molto bello in Mortal, ha giocato molto bene. Ha fatto un esercito che probabilmente non si sarebbe mai aspettato Gagina ed è riuscito a sfruttare tutti i buchi che gli ha lasciato Gagina. Gagina, forse l'unico errore che mi sentirei da dargli è che ha lasciato troppi buchi eh, per riuscire a colpire le unità da DPS. Le unità di DPS erano le guardie via e così ha consentito al nemico di riuscire a affrontare la battaglia al meglio. Queste guardie via costano veramente tanto, se non le difendi bene... Perdi la partita. Quindi, necessariamente già mettere un drago e mettere guardie vie. Gli è costato tantissimo. E non ho potuto mettere la frontline in più. La frontline è stata sciolta appunto da queste lame nefaste E poi sono arrivati dagli arcieri con la sua bellissima cavalleria low-cost. Ed è riuscita a mettere tantissime vite, ragazzi. E così si conclude purtroppo la, la sfida di Gagina. E, adesso sentiamo i due giocatori se si vogliono smutare e dire qualcosa. Abbiamo Gagina che può parlare. Gagina, dice qualcosa. Sì, okay. eccomi, eh, anche Immortal. Ghià, no, faccio i complimenti a Immortal. Ha fatto due belle partite. E, um, si vede che è un giocatore sicuramente più esperto di me. Ha tirato fuori due belle build. E... Un amico migliore, complimenti a lui. Hanno meritato di vincere di passare turno, vai assolutamente. Sono d'accordo. Ehm, purtroppo, nell'ultima partita abbiamo visto che eh, la selezione del tuo personaggio purtroppo è andata in contrasto con i loro. Quindi, hai fatto un, un probabilmente un eccesso di costo delle unità e purtroppo non ben difese per via di tutta quella che veleria nemica. Che, Necessariamente ti ha fatto perdere la partita, però due bellissime partite. Complimenti, Gagina, per, uh, per essere arrivato fino a qua Ti ricordo, Gagina, che tu hai sfidato ben tre giocatori. Sei arrivato in semifinale, quindi non c'è niente da vergognarsi. Anzi, no, no, sono contento, sono contento, dai, la prossima volta andrà meglio. La prossima volta assolutamente andrà meglio. E guarda, eh, ricordiamo che Gajira ha riuscito a battere Totamiro. Gerard ed è arrivato contro Immortal. Quindi sarebbe il terzo classificato del torneo. Perché comunque c'è ancora da decidere chi è il. Uh, no, anzi, il quarto classificato del torneo. Eravamo in 12. Quindi. Miei superati di concorrenti. Complimenti. Sei stato veramente grazie molto. Mio. Molto in gamba. Ehm, vedrai che avrei molta più fortuna la prossima volta. Bravi tutte e due. Grazie. Se è Morta vuole dire qualcosa. Prima che ho giocato molto bene, belle liste. E semplicemente, vabbè, ho avuto un po' più di fortuna con la micro e mi ha fatto vincere questo. Mi è piaciuto molto l'ultimo combattimento, pensavo che fossi svantaggio contro gli alfi silvani, con gli elfi uh, oscuri, però hai fatto veramente una bella giocata. Probabilmente con quella lista che hai scelto tu, Immortal, ti aspettavi molti arcieri così non è stato, ma sei riuscito sicuramente a giostrarti molto bene con, uh, contro comunque una, una buona cavalleria del buon Gagina, sei riuscito a incare finalmente contro quelle guardia via che ti davano un sacco di problemi e se non riuscivi sicuramente ti avrebbero segnato la partita bella anche la scelta dei carri sono stati fondamentali per mettere in fuga quel drago che altrimenti avrebbe fatto um, ben non pochi danni bello mi si è pi mi sei piaciuto tanto sia questo che lo scontro di prima complimenti e non vedo l'ora di riuscire a castare spero a castare in diretta l'ultima partita che potrebbe essere tra tre o Ronin o te contro um, il buon Simone SG, SG. quindi sei carico Speriamo di farlo domani. Assolutamente. Eh? <ride> Assolutamente. Ottimo. Ragazzi, io vi ringrazio tutti. Adesso se volete vedere il replay andremo a visionare il replay dove vedremo ancora una volta Gazzina Spinata a giocare dei eh, match in replay contro Gerard, in questo caso, e gli daremo ulteriore onore e forse gli daremo ulteriore onore. Adesso non mi ricordo se... Eh, no, il tuo l'ho visto in Mortal, quindi teoricamente il tuo no. Ma vedremo la partita di prescelto contro Simone che non abbiamo visto. Poi, quello di Vex, l'abbiamo visto? Non... Sì, quella di Vex, sì. Sì, sì, sì Ok, sì. okay. Eh, sarebbero bene. da avvicinare due replay. Va bene, grazie mille, Imax. Grazie mille, se vuoi rimanere in nostra grazie. compagnia a certo, vedere certo. replay, sei benvenuto. Se... Tutte e due, ovviamente, vale. E, ragazzi, chiedo un favore a Immortal, veramente tanto. Eh, Immortal, fammi un favore, devi assolutamente organizzarti con il vincitore del... di stasera, per domani, e cerchiamo sì. di essere in diretta, perché... Io certo. ho avuto un impegno, non tanto imprevisto, ma un impegno che non mi aspettavo e quindi non ci sarò per una settimana. Quindi io devo, devo finire martedì, sì, cioè, entro sì. martedì. Allora, sei fortunato perché io fino a martedì sono libero da qual quasi qualsiasi impegno. Ottimo. L lunedì, diciamo domani. Quindi non avrò problemi di sorta né di orari né di presenza. Quindi come potrò organizzarmi lo farò. Perfetto, ti ringrazio tutti. Eh, sono piacere. Ah, Mi sposa sposano scrivere. Ok, ho, letto, ho appena letto il messaggio di Von Arcadius che non l'avevo letto prima. Scusami, Von. Ma ero praticamente estrapeso non ho guardato tutti. Grande Immortal ti fanno i complimenti dalla chat. Boh, ragazzi, io vi saluto tutti, vi, vi auguro una buona giornata e se volete rimanere in chat comunque, adesso avrò anche più tempo di leggere la chat, quindi tranquillamente. Però ho una domanda per Immortal. Abbiamo sì. una domanda del buon, del buon Arcadius, sentiamo. Eccolo. No, non erano pick indie, assolutamente. Spiega un attimo questa domanda. <ride> non è un, bat un battibecco tra me e Arcadius. È, è, diciamo che è un meme ricorrente. Però ad Arcadius rispondo così: allora, le pick indie sarebbe quando si cerca di piccare delle cose che l'avversario non si aspetta. e Che si usano poco di frequente, quindi unità ritenute sottotono, ritenute poco meta. Mm. Eh, però io tendenzialmente in un torneo non porto cose inaspettate più che altro, cose su che siano efficienti perché se no perdo a ripetizione, cosa che succede in molti tornei perché mi prende la passione per l'indipendente e perdo. In questo torneo ho deciso di portare cose che al quantomeno performino in maniera ottimale contro la fazione che ho scelto. Ma erano Skurgen, sì, runner, Sì, appunto lo so che tutti li usano, <ride> li ho usati apposta. <ride> Gli Scorgelaniar sono una bella unità contro gli Elfi Silvani perché nel caso in cui io non riesca a prevedere l'utilizzo massiccio di uomini albero e unità più resistenti, sono in grado di abbatterli senza che io debba utilizzare necessariamente balestrini a cavallo che in questo matchup sono terribili perché vengono inseguiti dalla cavalleria dei Silvani. Abbiamo una, una proposta di amore da parte di Pirazzo da, con te, Mortal? Ma <ride> proprio l'amore di Pirazzo? L'accetti? <ride> no, eh, ho, già, ho già purtroppo un impegno con, con Rottenlele, non posso... <ride> ma guarda, ma lo mettiamo in frenzona. Lo frenzoniamo, Rottenlele oh. è stato frenzonato, glielo dirò stasera. <ride> okay. Non sono geloso lui. Ecco, geloso. ecco. <ride> Vabbè, ragazzi, sono stato felice di castare. Speriamo di riuscire a portare domani l'ultima partita. Io vi ringrazio a tutti, vi, adesso ci dedichiamo ai replay. Ragazzi, se qua abbiamo fatto di tutto con il buon Von Arcadius, abbiamo fatto un bellissimo casting ieri, ci siamo divertiti molto. Oggi c'è pure storie di amore, storie eh, tra la gente della chat. Vi auguro una buona giornata per chi andrà e chi non vedrà i replay. Per tutti gli altri che visionerà i replay insieme a me, eh, continuate a esserci, almeno noi andremo avanti per un un bel po', quindi i replay si vedranno più, più velocemente, quindi ci sta, secondo me. Ci seguiremo. Bella. Ciao Simone, grazie. grazie. a ciao, tutti, ciao. grazie di esserci grazie stati. Ciao. Ciao. ciao ciao belli. Ok ragazzi, adesso io ho un problema. E voi mi direte qual è il problema, Andrea? Uno devo andare a pescare i replay e finali non è che ci voglia tanto, ho già visto dove le hanno messi, ma l'altro problema è ma io ma dove cazzo me li metto in quel. Esatto? O da qualche altra parte? Perché non so. Non saccio dove metterli. Datemi un, un secondo, che vado a pescare i replay che dovrebbero mancare. Allora, tornei. Ok, abbiamo le partite. Di Gaggina contro Crank, questi sicuramente ci mancano. Sono due partite che andiamo a visionare subito. Subito iniziamo con Gaggina contro Gerad. E poi ci dovrebbe mancare forse l'ultimo matchup che è appunto quello che mi ha linkato qua di tre partite. Oh, Livia contro Immorta. Belle, tre partite molto molto interessanti. Le andremo a visionare dopo quelle di Gerad. Poi tutto il resto. Uh, ci saranno tutte le partite Avremo visionato tutti Allora ragazzi invito alla gente che Sta guardando Che ha partecipato a queste partite La invito sulla chat um, No su discord Direttamente Adesso vedremo quella di, di Gerand e l'altra Vabbè um, se, Ovviamente Mortal. se ci sei bene Se vuoi ritornare dopo ritorna Ehm um, Ah, cazzo, è quella di Gagina, è vero? <ride> Vabbè, eh, tutte e due, ragazzi. Sia quella di Gagina che quella di Immortal. Se per caso volete rivenire per commentare questa partita che avete fatto con i rispettivi concorrenti, siete estremamente invitati. Ovviamente se avete voglia, eh. Metto per l'appunto questo. Sarebbe carino, però ovviamente magari non ne avete voglia perché l'avete giocata voi la partita di temendo. Minchia, che coglione rivede la stessa partita. Quindi vi capisco. Al 100% Io ogni tanto che voi decidete se entrare o rientrare, cercherò di capire. Uh, vabbè, sì, 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 se, mh, se vuoi entrare, vieni te 10 minuti, tranquillamente, Levetano. Parte dalle tue partite al massimo, parto dalle tue tre partite. Anche perché, a quanto ho capito, sono state molto scollenti. Sì, 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 sono state molto, molto succolenti. Anche perché ho capito che tu hai bestimmiato, Attenzione! Quindi significa che ci tenevi molto questo torneo. Chissà cosa è successo nelle tue partite. Partiremo dalle tue, è sicuro. Ho appena inserito le partite dentro il save. Molto bravi che avete salvato tutte e vi siete attenuti alle regole. Parto Guarda, Levia, se stai mangiando lo facciamo dopo. Perché? Ma che strano. Ma che si è aggiornato un gioco? Perché è suo errore, ragazzi? Allora, direi. Ah, no, c'è cioè anche quelle di prescelto, è vero? Aspettate, aspettate. Mi manca. Vabbè, prescelto non vorrebbe che siano viste le sue partite. Però. Se riusciamo a pescare anche le partite di prescelto, le facciamo tutte. Credo che non ce le ho, non le hanno mandato le partite di prescelto. Vabbè, vediamo quelle che sono disponibili. Sì, sì, allora perfetto. Inizio con le altre partite. Ragazzi, iniziamo con Gerard, Gerard contro Gagina. Eh, abbiamo visto poco fa Gagina giocare. Adesso gli diamo onore ulteriormente, rivedendo il replay che ha fatto contro Gerard. Abbiamo comunque una lista di Gagina che ha un esercito tutto sommato molto vasto di tantissime unità. Mi interessa molto e soprattutto in unità di Teradonti. Che cavolo sono? Sì, Teradonti e queste non mi ricordo mai che cosa sono. Sono tipo Terodatteri. Uh, dammi il nome, dammi il nome, dammi il nome, dammi il nome. Ok, parte subito la partita. Alzo leggermente il volume. Spero che non vi dia fastidio perché io lo sento bassissimo. Anzi, problema mio. Alzo il volume. Vabbè. Allora. Abbiamo fermi tutti. Abbiamo da una parte Calfranz per il buon Gerald. E abbiamo dall'altra dei lancieri nella frontline. Dei flangellanti e dei figli di Sigmar. Con un buon eroe che è il Mago della Giada. Molto, molto buono. Eh, con magie di cura e di fortificazione delle truppe. Vediamo un esercito di Gerald. Forse. Oddio. Ah, non è dentro gli alberi. Buono che non è dentro gli alberi, così almeno non ha problemi nel sparare. Eh, buono che comunque è protetto da queste staffette. Mi piace tantissimo come è situato eh, il suo esercito. Dall'altra parte, comunque, vediamo dei lancieri su Nagaronte, dei Nagaronti feroci, ehm, degli scinchi calmeloonti. Molto, molto figli. Uh, mi piacciono, ed il Corte dei Cinque. I Cinque Omanoti mi piacciono perché hanno sacri proiettili e hanno veleno. Quindi sono odiosi nelle partite. Uh, questa unità di uh, Sauro Veterano, Madonna, quanto è figo uh, sul T-Rex e. Trepitoso, ha un buon danno contro le unità larch ma l'altra parte di unità larch non ne vediamo un granché quindi probabilmente si aspettava dei grifoni e così non è stato vediamo anche dei nagaronti luci, che l'abbiamo già detto vediamo dei sauri Guerrieri e dei sauri Guerrieri. vediamo subito come si è sviluppata la partita ovviamente lo slan sacerdote ha la cura, la fortificazione e l'esplosione Buon, più i vari buff di protezione che sicuramente li vedremo in partita. Iniziano subito a menarsi. Abbiamo un buon um, lanciere che stanno andando alla front line. Grazie Teodor per il follow, grazie mille. Sì, sì, io sto streamando il replay degli altri giocatori, Simo, di chi non abbiamo potuto vedere e li abbiamo visti in differita. Um, ci sono quattro partite. Perché mi va anche la partita di prescelto. Perché vabbè, lui vorrebbe che non siano viste. Perché boh, uh, sarà andata un po' male. Però, se riusciamo a ripescarla la mettiamo anche la sua. Perché, vabbè, una cosa carina. Poi, vabbè. Si rifarà prescelto, non è un problema. Abbiamo un continuo fuoco da parte di questi cinque camaleonti che stanno beccando questi lancieri nella backdoor dove non possono essere protetti dagli scudi. Da questa parte, comunque vediamo delle bellissime pistolere che stanno sparando contro i cavalieri su Teradonte, facendo un bel massacro di unità. Mi piace moltissimo quello che sta facendo. Purtroppo le staffette con le granate stanno beccando un sacco di danni agli sink camelonti. Da questa parte abbiamo il buon Karl Franz, che non gli ho dato abbastanza onore. Che sta sorvolando le sue unità, aspettando il momento propizio per attaccare. Sicuramente vorrà attaccare lo slan Mago Sacerdote. Invece no? Invece no, attacca il Sauro Veteranum. Non credo che sia una buona scelta da parte sua. Con una cura. Mm. Non approvo questa sua scelta sinceramente, anche perché lo l'avrebbe mandato in fuga molto facilmente. Infatti perde Calfranza lentamente. È un combattimento che non può vincere facilmente. Boh, eh, ha voluto fare questa scelta, non so perché, eh, sicuramente gli costerà tanto. Arrivano le protezioni grazie allo slan che aumenta ovviamente le difese. In questo caso comunque abbiamo Carl Franz che sta subendo un botto di danni perché è un combattimento a lui sfavorevole. Qua abbiamo delle unità che non stavano fightando ma adesso verranno fightate da questi sauri e se la prenderanno malissimo. E delle unità che al momento si stanno riposizionando. Vediamo i griffoni che stanno attaccando la backdoor, facendo un sacco di vittime tra usare i lancieri. Buonissimo, questo fight. Il problema è che deve ciclare un pochino, sennò morirà. Eh, il leader è morto di Franz e questa cosa potrebbe compromettere tantissimo Gerard. Purtroppo, Gerard, a far morire quel Franz contro un Sauro, contro un T-Rex, è stata una scelta abbastanza azzardata. Ma purtroppo questa decisione gli è costata tantissimo. In morale, le truppe ne risentiranno e stanno cercando di scappare e mettersi in fuga. In questo momento, lo Slan sta a guardare le proprie truppe massacrare i nemici. I Griffoni non hanno possibilità contro il T-Rex perché il saro veterano sfregiato è sfregiato e sicuramente ha delle ottime statistiche e non lascerà scampo ai propri nemici. Gerard, purtroppo, ha fatto un grosso errore con quel Carl Franz e gli è costato tantissimo. Vediamo delle unità che sono indistruttibili e che moriranno tutte prima di ritirarsi. Perché sono fighe e invece niente. Gerard ha concesso la partita prima. Um, il problema di Gerard è stato l'utilizzo di troppa aggressività del povero Carl Franz che è stato stuprato male dallo Veterano sfregiato. che Ricordiamo che questo Sauro ha ottimi danni contro le unità Larce. E purtroppo non è riuscito a giocare bene con i suoi grifoni. Peccato il cannone, probabilmente ha sparato delle unità di fanteria piuttosto che sparare al Sauro. E quindi ha sprecato molti proiettili. Ragazzi, la partita è stata molto bella. Il, ehm, vediamo sicuramente un gaggina spinata più esperto di Gerald. Gerald ha un pochino in più di difficoltà. Ma comunque, un'ottima partita di tutti due uh, ovviamente è una partita che uh, allenerà uh, Arcadius testimone Arcadius testimone wow che servirà come allenamento al buon Gerald per diventare più forte per la prossima partita l'ultima partita che vediamo di Gerald è quella di grande crank Arcadius testimone <ride> assolutamente l'ultima partita che vediamo di Gerald è di skamen contro pelle verde vediamo come se le cavate in questa partita qua Arcadus testimone o Gerard è riuscito a portare onore al proprio nome o verrà distrutto da Gagina Spinata malissimo lo vedremo subito anche perché comunque l'esercito di Gerard mi piace tantissimo ha delle unità che riescono a fare un botto di danni queste unità di Squig hanno un ottimo danno eh, di carica eh, l'unica differenza rispetto alle altre per me questi saltasquig Squig quasi iniziano a menare malissimo. Possiamo vedere i primi proiettili. Guardate. I salta squig con um, il goblin delle tenebre ha meno carica rispetto agli altri eh, però ha anche la possibilità di non andare in furia perché questi Goemblin tengono gli squig sotto controllo hanno un pochino di meno danni ma hanno un botto di carica e questa cosa significa che queste unità dovranno essere ciclate tantissimo il problema è il salta squig che la, la posizione di salta squig io ho... no, no aspetta telefono telefono io arrivo subito Ok ragazzi, vediamo sicuramente un Gerard un po' troppo aggressivo secondo me. Non ho i pennelli, io non so perché durante quando io casto le partite mi spariscono i pennelli anche se sono replay. Buon Arcadius, buon, buon, buon. Ah. Non so parlare. Buon, buon Arcadius, per caso. Oddio santo, secondo solo, vedi. Ok ragazzi, stavo dicendo, ehm, vediamo il buon Gerard che probabilmente fa un piccolo errore, eh, secondo me è un errore che costa carissimo se non sai contro cosa stai giocando, i goblin delle Terme li tiene troppo aggressivi nella front line, noi sappiamo che il nostro nemico è uno Skaven, quindi Skaven... Generalmente mettono delle unità di fan di arcieri. Non sono tipo il Caos che non ha arcieri. O i Conti Vampiro. Gli Scammer ha degli arcieri. Quindi metterli così avanti. Pregiudica che se loro avessero delle, dei frombolieri qui. Eh, Subirebbero un botto di danni e infatti vengono sparate subitissimo da il lotturatore che per quanto non sia un'unità da usare contro eh, i squig comunque ha il frittiro e volete non sparare scusate eh, se potete mettere delle vite vittime non fa cosa non fate non lo fate eh, la, la cosa dei squig è che hanno poca armatura quindi mm, poi vediamo subito delle unità di Goblin delle Tenebre. Mi piace molto questo esercito che ha lui. goblin delle tenebre, perché comunque è un esercito che non vedo spesso. E sicuramente, giocare con più Goblin che Orchi è una cosa simpatica. Ovviamente, probabilmente voleva portare il, la fama al buon testimone Arcadius. Ha voluto fare un esercito molto molto, molto meme, secondo me, ma molto bello da vedere. Se avesse messo ehm, Grom, sarebbe stato fighissimo questo esercito. Sarebbe stato veramente un meme vivente. Abbiamo comunque il grandissimo Grimgor. Abbiamo eh, l'Orc sciamano. Abbiamo il trono di pietra abbiamo i goblin del foreste cavalcaragni che gli danno una grossa mobilità sono bellissimi perché comunque possono camminare tranquillamente in qualsiasi territorio senza mai perdere velocità quindi sono molto buoni per cercare di riposizionarsi velocemente abbiamo i subdoli e per finire abbiamo comunque delle unità di arcieri goblin delle tenebre che sono ottime ricordiamo che i goblin e i arcieri fanatici hanno anche la possibilità di fare se non mi ricordo male si chiama pazzia è qualcosa che sarebbe un colpo che manda avanti dei goblin eh, che colpiscono tutti quanti eh, dei goblin tipo con una che cos'è una sfera chiodata che colpiscono tutti ovviamente le vedremo in questa partita dall'altra parte vediamo il buonissimo ehm, gagina che avrà il, il vengente grigio con le solite magie da Ah no, al contrario, è quello della peste, quello con danni perforanti. Ah! Si aspettava sicuramente orchi neri. Ha danni contro ehm, gli orchi neri perché quel, quella magia che vedete. Um, che ve lo vorrei far vedere, ma è difficilissimo. qua non mi clicca le unità. Quella magia che vedete lì, che sembra un sole nascente, è una magia che fa praticamente tutta dritta e colpisce tutti e buca a danni penetranti con tutte le unità. È fantastica. Uh, ha dei Ratogri, Ratogri con perforazione. Lui si aspettava un esercito nel tutto diverso da quello che ha Geirand. una roba molto, molto figa che Geirand abbia usato un esercito che nessuno si aspettava. I soliti scaven schiavi per fare la front line e per morirci. Eh, Ratti del clan per cercare di aiutare. I monaci della peste, appunto, per cercare di rinforzare dove servirà i punti critici. Dei mortai molto forti e scava il lanciere dietro se dovesse servire contro della cavalleria nemica è comandata dal buonissimo um, veggente grigio e dal, um, dalla Rotta del fatto e dallo stregone ingegnere minchia quanti danni penetranti porca miseria Va bene. Partiamo subito con la partita, vediamo come se la giostreranno. Abbiamo i primi Pringezali che stanno sparando malissimo contro i Goblin delle Tenebre, Santa Squig cercando di mettere più vittime possibili. Abbiamo le unità di Santa Squig che stanno cercando la carica. Ricordiamo che Santa Squig che sono velocissimi, hanno di carica 26, non è elevatissima, però comunque hanno danni velenosi. Ok, una cosa che sbaglio sempre anch'io, ve la spiego subito. Allora ragazzi dovete sapere una roba: se voi mettete il veleno, il veleno va utilizzato eh, con parsimonia. Lo, lo sbaglio sempre anch'io, quindi. Ragazzi non sono un grande maestro, sicuramente sarebbe più bravo di me, molto più bravo di me a spiegare questa cosa, un buon Ronin o un, um, un Mortal o qualsiasi altra persona comunque che abbia più esperienza. Però sinceramente ehm, il veleno va usato con parsimonia che vuol dire che uh, un veleno va usato contro un'unità. Secondo me caricare tutti insieme con una singola unità sì è vero che lo manderai rotta, ma è anche vero che il tuo veleno verrà utilizzato. Per una singola unità con vittime, perché comunque nel frattempo lui non starà a guardare. Invece, se ogni unità tu gli metti eh, questo salta squig, farà un veleno per ciascuna unità che attaccherà. Non so se mi sono spiegato bene, però ho cercato di essere quanto più preciso possibile. Quindi, una roba per ottimizzare al 100% le tue unità in modo che. Ottimizzi al meglio la tua potenza. In questo momento vediamo comunque che questa carica ha fatto veramente tanti danni. È riuscito a portarsi dei skamen schiavi con molta facilità e ucciderli quasi del tutto. Buonissimo, bravissimo Gerard. Abbiamo lo sparo. Purtroppo eh, a distanza questi carri dei lupi dei goblin che non stanno caricando nemmeno stanno subendo troppi danni di Jetzali, speriamo che se ne accorgerà. Eh, si sta focussando molto sul salta squig, mi sta piacendo molto questa carica incensante che sta facendo il salta squig, per quanto abbiano solo 26, comunque usati come li sta usando lui è molto buono, peccato che non ci sia l'esercito a supporto di questi salta squig perché comunque hanno fatto molti danni e riusciranno sicuramente a farne di più, è riuscito a far scappare un... Un unità completamente in e schiavi, schiavi però queste unità costano di più rispetto ai schiavi, schiavi quindi non so quanto sia worth i Rattogri stanno entrando... Anzi, no, 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 i Rattogri un cazzo! I Troll stanno entrando e mentre i Rattogri, dove sono? Li ho proprio persi, i Rattogri stanno entrando dall'altra parte. Cercando di supportare la sua frontline di sinistra e dando eh, una, un aiuto per quanto riguarda la sua frontline con i Rattogri che incano malissimo contro i Goblin della foresta. E riescono a fare decisamente tante vittime. Abbiamo la prima magia che spazza via i Monoge della Peste, grande piede di Gork che ha spazzato via tutti, vediamo il piedone suo che è ancora segnato e una mini esplosione qua che purtroppo non ha avuto troppe vittime vediamo il fuoco dei suoi arcieri goblin che stanno miettendo le vittime ricordiamo che anche gli arcieri goblin hanno veleno quindi sono unità molto buone per danneggiare ed eccoli qua questo è il colpo dei goblin fanatici che spezzeranno questi poveri scaven ratti del clan che sono stati evocati e verranno messi in fuga miseramente Abbiamo il buon Orc Shaman che, comunque, è in posizione difensiva dalla parte destra. Vediamo il buon eh, Gerard che sta combattendo con le unghie e con i denti. Ma in una situazione che la vedo leggermente sfavorevole perché c'è una ruota del fato contro. Che passerà sicuramente contro questi poveri goblin delle tenebre. Al momento, ovviamente, lui non vuole usarla come unità d'attacco, da, ma vuole passare contro i nemici. Cercherà di rigirarla e passare sopra i nemici. Quello che state vedendo. E penso che continuerà per la sua strada, sì, continuerà per la sua strada con tutta la massa che ha, che non si fermerà mai. Ainsat Squig Fermi deve assolutamente accorcercene e rischierà La Boviglio sta facendo un massacro nel frattempo tra le unità di... Um, le cobre tenebre fanatici. Cazzo sono quelle della campagna però. Vabbè... Um, Vabbè, ehm, stanno morendo i goblin delle Teneme Fanatici, però stanno combattendo all'ultimo sangue, mentre Giringor eh, sta praticamente cercando di fare un mezzo miracolo, cercando di uccidere il più possibile, non so bene cosa stia facendo, credo che ha in Parkinson. Eh, non si sta più muovendo, non sta facendo più niente. Arrivano spello ovunque contro il povero Grimgor. Che non riesce nemmeno, miseramente, ad attaccare. In questo momento vediamo Gerand che sta un po' troppo statico. Probabilmente Gerand è stato preso un po' da. Dallo sconforto della, della partita di prima è un po' se lasciato andare Però cavolo ha tutte le possibilità per vincere L'importante è che usa le truppe bene il, il fatto che le teneva troppo ferme potrebbe essere distrazione ma anche un po' di sconforto Speriamo che queste partite gli serviranno per allenamento per i prossimi tornei Per essere ancora molto più competitivo rispetto eh, magari a quello che è stato in questo torneo Essere molto più... Più voglioso voler la vittoria a tutti i costi. Vediamo molte unità di ragni che stanno cercando di uccidere una singola unità qua. Eh, di ratti del cranio le stanno mietendo facendo un bel numero di vittime il problema è che tante unità per una non servirà tantissimo anche perché lui ha un problema qua enorme abbiamo un Grimgor che lo sta cercando di mandare contro l'abominio vediamo se riuscirà a uccidere l'abominio non dovrebbe avere particolarmente vantaggi l'abominio contro Grimgor dovrebbe riuscire tranquillamente Grimgor a sfondargli il cranio questo abominio il problema è che servirà del tempo e se sarà possibile, mi piace molto questo fuoco che sta facendo um, il buon Gerard contro il decente grigio, cercando di metterlo in fuga. Un bel fuoco di scherzi danni, bravissimo. Um, da questa parte vediamo Grimgor, che purtroppo viene focussato da tutte le unità. Purtroppo, ragazzi, una cosa che succede sempre anche nelle partite più normali, magari in campagna, è che quando voi avete un'unità particolarmente forte, come può essere Grimgor, e viene. Uh, incircondata da altri nemici il vero potenziale della vostra unità non viene più sfruttato perché siccome l'unità un piccola non riesce a passare sopra le unità che sono più piccole di lei e quindi Um, rimane lì bloccata in un combattimento che um, dovrebbe essere favorevole ma che piano piano diventa sfavorevole perché è circondata quindi subisce danni e non, non riesce a difendersi come dovrebbe quindi sicuramente l'attacco all'abuminio era perfetto il problema è che poi è stato circondato e Grimgore non è proprio il massimo della velocità con il suo ben quanto 38 di velocità direi che mm. Mentre dall'alto caso abbiamo un bel abominio che ha un 58% di velocità. Direi che è leggermente sfavorevole il pom-gringor. Anche perché potrebbe fare cycle charge il, il buon Gaggina spinata e, e quindi riuscirà a portare a casa questa vittoria. Che... Per lui sarà del tutto meritata se non dovesse che era andare in soccorso del suo povero Grimgor. Vediamo che purtroppo fa ancora un po' l'errore di lasciare troppe unità ferme, e eh, questo pregiudica molto le sue capacità offensive. Vediamo la barretta che si sta leggermente spostando per gli scaven. Eh, vediamo che eh, lui ha tante unità ferme in questo caso. Per io penso che sia un errore da, da inesperienza, non un errore che sc sia sconfortato, ma più che altro inesperienza, mi capita sempre anche a me, quindi ragazzi ricordo che il torneo è fatto di tutti i livelli, non stiamo assolutamente criticando Greyrad, ma stiamo assolutamente vedendo i difetti che potrebbe avere uno o l'altro giocatore per farlo migliorare e aiutarlo a crescere. Quindi ricordatevi, poi io sono uno scarsone di prima misura, quindi io non ho voce in capitolo su critiche per rispetto agli altri. Faccio solo notare delle piccole imprecisioni, che potrebbe capitare a giocatori molto, molto più forti di me, che magari lì per lì eh, hanno fatto, ma che poi staranno più attenti e quindi miglioreranno ancora di più. Mi piace molto il fuoco che sta facendo. Gerald, purtroppo, non riesce in nessun caso a portarsi delle vittime soddisfacenti perché queste unità sono state evocate e stanno già andando in disintegrazione. E l'unità che teoricamente dà più storie è ancora in piedi a ruota del fatto. Vediamo la magia, sicuramente farà l'evocazione. Esatto, fratelli i clan che escono fuori ancora dalle loro cercano di colpire la Backdoor, l'ultima Backdoor che ha il povero Gerard, che sono questi arcieri che stavano dando di tutto e di più per cercare di portarsi la vittoria. Purtroppo Gerard ha fatto l'errore con il leader lasciandolo troppo tempo da solo e questo pregiudicherà molto le sue capacità offensive. Vediamo che Gerard sicuramente si è lasciato per un po' per, scon per sconfitto verso eh, la fine, non poteva fare più niente giustamente e ha concesso la partita. Bello, un game molto molto bello. ringrazio comunque Gaggina Spinata di aver partecipato in tutto il torneo. Noi abbiamo cassato l'intero scontro di Gaggina Spinata. Vi Ricordo che questo giocatore ha fatto tre partite di cui ha fatto Gaggina Spinata contro Total Miro 2-0, contro Ghera 2-0 e per finire ha giocato contro Immortal Empire e purtroppo ci ha lasciato così con un 2-0 per Immortal Empire. Un giocatore molto bravo che spero di rivedere per il prossimo torneo. Ragazzi, ora toccherà al nostro Levia di Immortal, che c'è purtroppo un piccolo problemino. Questa partita è di un'altra versione. Io non so come sia possibile, sarà un bug, credo, spero. Invito comunque Levia, se vuole venire a commentare con me le sue partite, per darmi anche una mano a commentarne e intrattenere meglio, lo invito sul canale. Ovviamente invito anche Mortal qualora ci fosse ancora. Arrivo in stazza. Ok, ti aspetto Gerand. Ti aspetto. Ho detto Gerand o Levia? Vabbè, lascia stare. Ciao Levia! Ciao Imax. Ciao Allo a tutti. Eh, Levia, che ci puoi dire di queste partite che stiamo per andare a vedere? Raccontaci un po'. Ah, Guarda, eh, ovviamente l'accanto a me sono state partite difficilissime perché mi sono dovuto sudare ogni singola... ogni singola cosa e Immortal è veramente un giocatore molto, molto bravo. Diciamo che siamo più o meno sullo stesso livello. Okay. Ovviamente, chi meno, e direi di andare subito a vedere queste partite. Comunque, il bug che riscontri tu che ti dice che è un'altra versione non, non è unico. Cioè, cioè, no, no, l'importante è, molto... è che il risultato sia corrispondente. Se no, iniziamo a ricognirci Va bene. Eh. Vediamo. Prima partita che visioneremo sarà. Eh... Nel, vabbè, la mappa non mi ricordo però. Sono, sono le solite le, la torre di Oed. Sì, dovrebbe essere la prima, è questa eh, Elfi Alti contro eh, Re dei Sepolcri. Sì, Ok, non sappiamo il risultato. però com'è stata questa partita? Difficile, tosta? E questa partita ehm, è stata molto difficile anche perché ci siamo scontrati con le nostre main. Cioè, con le fazioni che sappiamo usare meglio. Ah, abbiamo un elfo alto qua in canale, ragazzi. Io sono main elfi alti e lui è main tk. Quindi, comunque, sappiamo benissimo usare le nostre fazioni. E si vede che abbiamo tutti e due giocato molto di strategia ed è stato molto molto difficile. Questa partita per entrambi. Perfetto. lo spoilerare il finale oh, se, esattamente, perfetto. Eh, noi abbiamo comunque eh, due giocatori ottimi che hanno la stessa esperienza. Quindi sarà una partita che credo che sia molto equilibrata. Abbiamo dalla parte del buon. Ehm, aspetta, tu eri eh, il Fialti. Sì, me l'hai oh. detto prima. Eh, abbiamo il buon Alitanar Che è un personaggio che io odio particolarmente tanto nella campagna principale, e anche in partite molti giocatori, <ride> Non che sei, si, non sei che si sdoppia mamma mia quanto lo odio sì, sì, in campagna è molto molto forte sentiamo buon arcadius che ha una domanda per te ma Arcan il nero non è un, una, una pick indie attenzione vediamo se immortal potrà rispondere e tu invece per te è un pick indie eh, arcane nero eh, posso dire che si trova molto molto spesso quindi diciamo che eh, no. Ragazzi, ricordiamo che dire nero eh, non è razzista. È perché lui si chiama Nero, Arche Nero. Quindi, mettiamo mani avanti. <ride> Sapendo tempo. Allora, abbiamo dei Ranger. Comunque, una fanteria di tutto rispetto. Ha buoni danni antifanteria. Viaggia nella foresta. Quindi, comunque, se dovesse esserci il combattimento della foresta, hai unità molto veloci. E hai anche a Little che comunque può cercare di uccidere un singolo eroe a distanza molto molto bene delle unità come le baliste, che fanno un botto di danni a distanza alla fanteria e non solo è anche l'unità Larch, probabilmente tu queste baliste come le volevi utilizzare per uccidere? Eh. il problema degli alti elfi contro DK è che i DK hanno un buonissimo tiro eh, penetrante che agli alti elfi fa molto male perché ehm, gli toglie i bonus che hanno quando stanno full vita perché gli alti elfi come vedi hanno un bonus che è protezza marziale che dà un bonus di difesa e di attacco sì. che hanno 50% di vita, più del 50% di vita, e se tu col tiro togli questo bonus diventano più scarse le unità, quindi mh, è molto molto utile sparare sugli alti elfi. Aditanar serve contro gli arcieri nemici principalmente Ushapti, che si portano sempre contro gli alti elfi da sì. parte di Digappa, e contro le mh, Arche delle Anime L'arca delle Anime sì. Che è eh, un'unità che si usa più di tutti, di... che è una catapulta praticamente. Quindi, quindi tu hai messo a disposizione i ranger perché valutavi già che c'era un sacco di unità penetranti. Quindi per canterare questa cosa hai messo unità che hanno poca armatura e molti danni invece contro la fanteria per cercare di sì. sfondare il più velocemente possibile e sì, giocare sì, di velocità sì, bellissima sì, scelta sì, lanciare i sì, guardia argentea è probabilmente perché avevi paura anche di qualche tipo di unità di cavalleria che poteva esserci dall'altra parte ehm, sì perché guarda ti spiego eh, i TK i mm -hmm. i sono molto forti e molto bilanciati il problema è che peccano molto di attacco penetrante nel corpo a corpo quindi la cavalleria non, è, non ha nessuna cavalleria antilarge il uh, TK e la sua fanteria non ha attacchi penetranti. Quindi, um, la guardia argente se la cava bene sia contro la cavalleria, che contro i mostri che contro la, la fanteria. Quindi è perfetta in questo tipo di scontro. Guarda, 5 di armatura. Guarda, una cosa che invece non ho mai visto, perché non ho, io non sono un patito di leoni eh, di, delle campagne degli elfi alti. E che mi fa piacere vedere qui sono i leoni di, da guerra del crunch. Cosa me ne puoi dire queste unità? Sì i leoni del craze sono molto forti perché sono unità che regge molto bene il, le unità da tiro okay. avendo un boss del 15% della resistenza da tiro mm -hmm. e, è, facendo molti test perché io questa l'ho testata con tantissime partite di ladder è più forte della cavalleria che può portare un uh, toon kings quindi è, è perfetta anche per counterare la cavalleria ed è antifanteria quindi in un caso di uno scontro frontale contro un'unità di lancio può cavarsela egregiamente Mm. Buono, bueno, mi piace molto il tuo esercito, molto, molto interessante. Adesso passeremo a Immortal. Purtroppo, Immortal non ci raggiungerà perché non credo che sia più in chat. Anche perché c'è il buon, buon Arcadius che l'ha cercato di triggerare, ma non si è difeso. Il buon Immortal, quindi non si troverà in chat in questo momento. Vediamo. Mm. In questo momento il buon Arcan Nero, come ho detto prima, non è razzista chiamarlo così. Eh, secondo, abbiamo il Principe dei Sepolcri. E delle unità di fanteria più classica, che sono gli scheletri guerrieri. Poi abbiamo come backdoor, come dicevi tu giustamente, portano gli shabiti di solito. E infatti, anche qua ci sono gli shabiti che cercheranno di fare un casino di vittime tra le tue unità con molta armatura. Immagino, Arcan di colore. <ride> Poi abbiamo gli Occhi del Deserto. Probabilmente unità usate contro l'Ars. Perché poteva aspettarci magari o della Cavalleria o dei Draghi. O dei del... sì, gli Occhi del Deserto sono molto forti. Sono un'unità perfetta per counterare Principi Drago, e Fenici e Draghi. Quindi è una pick molto, molto stabile nelle build contro gli Alti Elfi. Bello. E poi vediamo i cavalieri di Necrara, che sono unità buone per cercare di farciare qualche unità di, di arcieri leggera. Maglio. Infatti, se vedi, ne ha, messa, ha messo un'altra unità di cavalleria sì. dietro alla mia, alla mia linea. E infatti, si sì, sì vedrà. Ok, partiamo subito con il combattimento: dovremmo aver elencato tutto tranne forse le magie, che vediamo comunque. Arca il nero che ha. Uh, quello prosciuga spirito e l'altro che diminuisce le difese dei, dei nemici. Sì. Molto buono. Uh, gli Yushabiti stanno iniziando a far fuoco. Sì. Vediamo gli Yushabiti che fanno fuoco su: Ah, contro le baliste, facendo un sacco di vittime. Ragazzi, i danni che stanno facendo gli Yushabiti, non pensavo che mai che li facessero. Fanno un danno esorbitante. Sì perché quell'unità che spara insieme agli altri shop È l'unità della fama oh. Che ha da splatter Quindi probabilmente wow. la freccia Si divide in tante altre frecce Quindi colpisce in una Molto più pesante delle altre Rallento il gioco come vedete c'è anche un fuoco particolare da parte del buon buon elfi alti che hanno gli artigli di di Caleda. Questa unità cosa fa particolarmente? Particolarmente gli artigli di Caleda hanno attacco e munizioni di fuoco, quindi sono molto molto utili contro i non morti e danno un 25 un 20% di resistenza in meno al fuoco. Quindi, vuol dire che i trunk si questa unità specifica raggiungono un meno 40% di resistenza al fuoco mm. quindi in coppia con le sorelle del non fanno veramente molti molti danni bello abbiamo comunque un, un ottimo giocatore che ci sta spiegando la build e ci sta giocando, spiegando come si gioca in un matchup sono molto felice di riuscire a portare un cast di tale livello abbiamo i leoni da guerra che stanno passando e attaccando i cavalieri in crara. teoricamente tu sei in vantaggio in questo scontro giusto? Sì, soprattutto in due contro uno. Esatto, ma in 1v1 lo saresti comunque. Perché quelli sono l'antifanteria. È più difficile perché potrebbe venire qualcuno ad aiutarli. Però comunque sì, dovrei cavarmela comunque in 1 V1. Abbiamo un'evocazione di scheletri guerrieri. Perfetta e... messa sulle sorelle dell'Averron, Riuscendo così a mettere in crisi quelle povere sorelle che se non spostate subito saranno. Facile preda di altre unità. Come vediamo, vediamo la cavalleria dietro che non ha aspettato molto ad avanzare. Punterà sì. sicuramente la balista, immagino. Sì, sì, immagini bene. Hanno un bel numero di frecce le unità che stanno cercando di sparare. Ma vedo che Arcan Nero sta cercando di debuffare il più possibile quelle unità di arcieri, cercando di resistere eh, con la sua frontline. Vediamo la frontline de degli scheletri che comunque sta andando a disintegrazione molto, molto facilmente. Mentre delle unità ancora ferme da parte di The bone Immortal, che userà molto presto per cercare di rinforzare i ranghi. In questo momento abbiamo comunque le tue sorelle che sono state ingaggiate e giustamente tu le hai spostate e Le riposizionate adesso non so dove le hai messe. Le hai messe avanti e, e le ho messe avanti rispetto agli scheletri che hai evocato. però il buon Immortal quale... è riuscito a colpire eh, la balista che ci ha salutato miseramente. E mh, quella balista lì, che ormai rimarranno due persone, non credo che riprenderà facilmente riposizione. No, non credo. Le... I leoni stanno cercando di dare una mano alla backdoor per cercare di non essere preso Un'ottima cura da parte tua dei leoni perché comunque sono unità utilissime Mentre il tuo generale lo mandi contro il principe dei sepolcri Che dovrebbe riuscire a spuntarla lentamente Mentre nella front line abbiamo comunque le tue unità che stanno iniziando a subire dei buoni danni ehm, Abbiamo una magia che adesso non so che cos'è Aspetta Sai che cos'è questa roba qua? Aspetta eh... No non so bene, credo che sia un, un buff alle sue unità. Probabilmente un buff alle sue unità, purtroppo il gioco non facendomi selezionare unità non mi ricordo tutto a memoria. Avvicinati molto all'unità di del lord, molto molto quella visuale intendo. Ah ok. Avvicinati con la visuale al lord, che se ci passi vicino dovresti poter vedere. Eh, penso che sia finito adesso purtroppo. Si. Sì. Minchia, questi eh, cazzi di cosa non, non possono sistemarlo. Ecco se ora vai a, vai a cliccare sulle, sulle magie ti faceva vedere cosa stava succedendo però vabbè Sì no io ci clicco ma non mi seleziona l'unità cioè potessi mm -hmm. selezionare l'unità clicco sull'unità guardo qua e via non me la fa selezionare il replay vabbè prima mm -hmm. o poi lo sistemeranno concreto um, Allora, vediamo comunque una un'evoluzione di Ushabiti dietro la backdoor che sta facendo un male cane alle tue unità di Guardian Argento e Ranger credo che questa partita sia leggermente in vantaggio di Immortal perché vedo necessariamente tante unità che stanno andando in fuga tue soprattutto nel lato della front line e altre unità che hanno poca disciplina dall'altra parte invece stai um, hai stravincendo la partita è straquilibrata devo dire che vi state veramente scannando nella backdoor stai quasi riuscendo a vincere contro il principe dei sepolcri Se riesci a tenerlo un pochino è un bel vantaggio Il problema del principe dei sepolcri è che come ho detto non ha penetrazione armatura E il mio principe che ha 100 di armatura riesce a resistere parecchio e a fare molti danni eh, La sfinge di Usek potrebbe essere stata una pick più interessante di Ushabiti sta dicendo Samuel Tu cosa ne pensi? Eh, la Sfinge? Eh, sì, il problema è che gli shapti ti servono per counterare i miei arcieri, sennò no, se non counteri per bene i miei arcieri, i miei arcieri fanno un devasto assoluto a tutta la tua frontline e la Sfinge neanche arrivata in contatto viene ammazzata male. Ragazzi, abbiamo una bellissima eh, magia da parte di Arcan Nero che ha salvato la sua vita. Che è stata l'evocazione di Scheletri Guerrieri, che ha, ha intrappolato il povero nobile in un, un campo di battaglia dove sicuramente si riuscirà a destreggiare e a uscire. Ma comunque non riuscirà a prendere la kill su Arcan Nero. Mentre il tuo aletanar sta cercando di ucciderlo con le sue frecce. Sì. Vedremo se riusciamo a portare a casa la vittoria. Arcanero ci sta salutando. Questo potrebbe essere il tuo momento, la tua vittoria, perché Arcanero che muore. È sicuramente un bel vantaggio per te. Abbiamo di nuovo la magia, vediamo se riusciamo a pescare che tipo di magia è. Non me lo fa selezionare, non riesco a vedere. E robe, basta. È, è proprio è fatto bene vediamo la morte purtroppo di è nero quindi vediamo gli Elfi alti che si stanno pregustando la vittoria gli Ushabiti stanno facendo fuoco eh, le unità di, di Arkan stanno andando in lograzione molto presto eh, dovresti avere quasi in pugno la situazione perché se vanno in uh, sbriciolante, se si sbriciolano tu sicuramente riuscirai a gestirti molto bene gli Ushabiti e dopo gli Ushabiti non c'è più nulla in... Nel frattempo hai tutto l'esercito che si sta tornando Perfetto Hai Alitanar che ormai l'hai spostato al fuoco Contro gli sciabetti più forti E li sta uccidendo lentamente Sta prendendo le loro vite, vite Senza problemi Abbiamo un sciabito che è volato malissimo Wow eh. Bravissimi, bravissimi. La vittoria sembra tua, si stanno disintegrando tutto l'esercito. Il fuoco è incensante, la morte di questa Shabit potrà essere la tua vittoria. L'unica cosa che ancora tiene il suo esercito è il numero di frecce, come ci ha detto il buon, buon Arcadius eh, la barretta di vittoria si sposta e quando usate molte frecce, potrebbe eh, pregiudicare la vittoria da una parte o dall'altra. In questo caso, le unità stanno venendo cecchinate Litanar e stanno morendo. Modellini, morendo, modellini scoppiano e le, della vittoria di vex grande bella bella vittoria pirica strasudata questa è stata la prima battaglia che fatto oh, eh, sì, molto molto sudata molto sudata però te la sei cavata eh, l'uccisione che ha fatto di arcane nero è stata l'uccisione definitiva la morte di arcane nero ti ha fatto vincere sì, probabilmente sì, perché ha sbagliato a mandarmi contro eh, Archeon Nero ad Allettanar. Che comunque in corpo a corpo non si la cava così male. E ho raddoppiato con il principe che gli ha... ha fatto così tanti danni che ha potuto dare ad Allettanar il tempo per ucciderlo con una freccia. Da questa parte, adesso in questo nuovo game, vediamo eh, Te con Malekit, e dall'altra parte vediamo Archeon. In, um... Il prescelto, la fine dei tempi. Allora, te. cosa ci puoi dire al tuo esercito? Ok, eh, il mio esercito è eh, sempre anti, ovviamente, anti-caos, anche se la build di, di Mortal qui mi ha un po' spiazzato. Ehm, il mio esercito punta sull'anti-large perché è una cosa che si teme molto con, uh, con il caos su un carri e i draghi ogre che sono molto, molto, molto forti e riescono a fare molti danni. E in più ehm, l'antilargio ehm, corazzato dei appiedato dei Dark Elves è eh, abbastanza forte da riuscire a tenere anche le unità più elite di fanteria di... del caos, in certi casi. Quindi è abbastanza calibrata questa BL. Beh, visto che ci hai detto che di là c'è qualcosa che ti ha spiazzato, ci puoi dire subito che cosa ti ha spiazzato dell'esercito nemico? La, eh, guarda, ehm, la cosa che mi ha spiazzato era il cannone del caso della fama, okay. che non me l'aspettavo, in, soprattutto in questa, in questa mappa mi aspettavo più un combattimento più serrato, subito, improntato sul corpo a corpo, invece è voluto andare più sul di schermaglio, come vedi. Con tutte quelle unità di schermaglie che. Sì, me, ci st me le sto vedendo. insolitamente viene usato eh, unità molto diverse. Secondo me, Leviathan doveva portare più Skanagan, Sharon e gli Israniai Non so se hai letto il commento di Simone in chat. Eh, sì, sì, eh, Diciamo che il mio è un gioco più diretto: cioè il mio punta più sul Rush e non sull'anti sull'anti-Kite. Ho provato, eh, diciamo che il mio errore è stato portare ehm, le ombre eh, anti-fanteria con penetrazione corazzo in corpo a corpo che costano un po' troppo e come vedi non, non faranno tutte queste, non riusciranno a fare proprio benissimo in mm. questo game. Canterante malissimo da Cronone immagino, senza spoiler, ma e... penso che sarà questo. Sì, ma poi anche le guardie nere che sono abbastanza lente ci mettono un po' a correre è difficile che il cannone le colpisca ok ragazzi come vi ha detto lui hanno, ha tante unità di schermagna di solito il Caos non ne usa così tante il cannone l'ha spiazzato e vediamo anche mh, da questa parte vediamo anche gli avvocatori a rabbia draghe ogre che hanno sicuramente un danno penetrante molto interessante anti ma come vediamo te non hai praticamente quasi nulla tranne cavalieri su nagrond che sono larche <ride> Ma che sono a loro volta anti Però ah sì, allora vi, praticamente mi mastecrate. E dei carri che non penso che abbiano dei grossi problemi, perché non verranno presi in questo, questo momento, si. Sì, diciamo che i carri io li utilizzo più come antischermaglio. Secondo me. Col caos bisogna fare del kite assolutamente. Cicer Chargent. Sta dicendo Samuel questo. Eh uh, Samuel, eh sì, ma sono stili di gioco. Posso dire che sono stili di gioco. Puoi trovare colui che non. Cioè, io più che altro con questa build sono un schiacciasassi. E infatti si vedrà in questa. in questa partita che perderò per un errore fatale che ho commesso. Di qualche millesimo di secondo, spoiler. Spoiler. Vabbè, sono tre partite. Si sapeva però eh, in questo momento. Noi vediamo la carica del predoni a cavallo che stanno cercando di colpire le ombre. Attenzione, che comunque potrebbe fare dei discreti numeri di danni a quelle povere ombre. Sappiamo che le ombre sono anti fanteria e danni molto, molto elevati contro um, le unità di fanteria. Comunque sono ottime anche contro la cavalleria. Vedo che ha fatto dei innumerevoli danni dall'altra sì. parte è un buon attacco un buon danno penetrante che contro il caos è sempre utile hai sparato su un che hanno 15 armature ma sta di fatto che comunque le mie tutte tantissimo perché le ombre hanno un fuoco incensante che fanno sicuramente dei buoni danni anche se non spari ehm, magari sulla fanteria, non sfrutti bonus appieno ma spari sulle unità di cavalleria e sei riuscito a mettere tante in unità infatti hai ucciso tantissimi modelli Dall'altra parte vediamo l'Archeon che sta sicuramente cercando di andare nella front line ad aiutare la sua front line che si trova in questo momento in difficoltà per la scelta che ha fatto lui. I carri del caos hanno attaccato la front line ma ha fatto ciclo charging. Attenzione ragazzi ha attaccato i cavallini le guardie di Nagaron ma fa, facendo ciclo charging non avrà problemi. Da questa parte vediamo Archeon in prescelto che sta inseguendo i carri Predoni forse è una scelta sardata. Te che dici? Eh, diciamo che Arkhan può inseguirli perché comunque il cavallo gli dà una certa velocità, però non è... Diciamo che infatti come hai visto ora l'ha mandato subito via perché okay. è un continuo rincorrere. diciamo. Teschio infuocato da parte di Arkhan dove fa ver veramente dei, dei buoni danni. ...e Riesce a portarsi 42 uccisioni, colpendo lievemente anche delle unità sulla backdoor. Gli ha bruciato il culo, gli ha brussolito il culo da questa parte. Comunque, abbiamo della cavalleria che sta facendo la kiting e delle unità dei guardi dei specchi. Che sta cercando di tenere la cavalleria in, almeno in, il più lontano possibile dalle tue unità di Negoronti, che altrimenti li distruggerebbero. Eh, abbiamo comunque il cannone che ha fatto 43 danni, nei numeri più che soddisfacenti. Eh, sta continuando a colpire. a colpito i cavalleri su Nagaronti facendo tantissimi danni, ha ucciso tipo una decina di cavalleri su Nagaronti con un solo proiettile, il problema principale che io sto notando, lo dico è che con tutta questa cavalleria avresti potuto colpire anche la, um, il cannone infernale, come mai il problema è che eh, ci ho provato pure a mandare il padrone, il problema è che giustamente ha tenuto sia Arkham che la sua miglior metà antilarge a protezione del cannone esatto. per molto tempo, quindi era un po' preclusa quella possibilità ha provato, come vediamo, il padrone sta scappando miseramente da Arcan. Perché ci ha provato, ma Arcan l'ha subito fermato. Gli ha subito fatto capire che il padrone non va lì perché Arcan non comanda. Eh, e gli evocatori Dragogre comunque stanno tenendo delle unità di lancieri che, per quanto abbiano danni anti larch non potranno mai vincere contro il Dragogre. Come vediamo. In difficoltà il nostro elfo oscuro, non è ancora detto nulla. Comunque, stiamo vedendo una partita molto, molto bella. Purtroppo, abbiamo le ombre che vengono ingaggiate male dai predoni a cavallo. I predoni a cavallo, essendo un unità che sparano a distanza, nel frattempo che ingaggiano, sparano. E nel frattempo, comunque, hanno dei de buoni danni in carica. Hanno 24 di carica, che discretamente non è male. Uh, oh, finalmente vediamo no. comunque no. i tuoi carri che stanno cercando di colpire sul uh, cannone infernale facendo dei buonissimi danni, ma uh, di risposta ti risponde Mortal con un bel teschio infuocato che ha bruciato ancora delle tue guardie nere. Mortal usa benissimo il teschio infuocato, ha fatto pochi due, poche scissioni, ma tutto sommato 54 scissioni, ma tutto sommato le ha usate sempre per cercare di demolirti le unità di front line che tu avevi ed erano fortissime. Le tue ombre purtroppo non riescono a far fuoco perché sono sempre ingaggiate o si trovano in situazioni toste dove non possono consentire di fare danni ehm, notevoli il cannone se ne va con 73 uccisioni, sicuramente ne avrebbe potuto fare di più ma anche a 73 non è malissimo, i suoi numeri di danni li ha fatti. Calcolando che sono tutte uccisioni o di guardie nere di Nagarond o di elite esatto. sono... ah, non si sono fatti sentire queste 73 kill Esatto, abbiamo un, um, uno storm fatto un po' malino, forse l'RNG gli è andato un po' male, al nostro buon um, Vex che purtroppo non ha ucciso un granché di unità. Anzi, lo storm di chi è? Ed ehm, è, è Chaos, giusto? I giocatori della Rabbia, sì che hanno questa... Ah vida. Ok, ok. Allora, gli è andato un po' male a Immortal che non ha colpito un granché di unità, però fa niente perché Immortal eh, ha avuto grande fortuna col teschio infocato e li ha usato molto bene. Il teschio infocato è meno RNG, quindi riesce a sfruttarlo appieno. Mentre Bastille e Guerra stanno cercando in tutti i modi possibili a tenere questi poveri dragri ogre che stanno subendo i danni incessanti delle guardie su Nagoron che sono lentissime ma fanno un danno epocale. Mentre il povere Ombre sono continuamente sotto attacco dai predoni, e quindi non riescono a pezzare danni. E per di più, stanno morendo molti modellini. Quindi, comunque, non avranno tutto il numero di colpi necessari che avevano prima. Da sì. questa parte, vediamo comunque la cavalleria che prende a cavallo. Che si porta via le ombre. Attenzione, questo è gravissimo. Le ombre costano tantissimo. Morire al predone a cavallo è spaventosamente brutto. Si, sì, si, sì, è vero. Eh, Però, abbiamo... la quantità di schermai è... è riuscito a portare una tal quantità di e di Unità che si muovono molto velocemente che sono stato diciamo accerchiato e non ho potuto salvarle nel migliore dei modi. No, abbiamo una lista che probabilmente si basa molto sulla mobilità e poco sull'esercito. Dove infatti abbiamo visto in un primo momento trionfare eh, il Born Vex con le unità di fanteria, per poi andare lentamente a perdere con le unità di, di, ar di arciere a cavallo che non sono riuscite a mobilitarsi molto bene, a colpire comunque le unità più forti della backdoor, e a continuare a, a fare cicle charging di caricare e disingaggiare. E quindi fare dei numeri molto, molto buoni sulle sue unità. Sappiamo una cosa dal buon ehm, Immortal: che è molto bravo a usare le unità di cavalleria. Perché comunque fare questa tattica eh, è molto dispendiosa. E ehm, molto faticosa anche. Capita molto spesso di perdersi qualche unità di cavalleria in giro per la mappa e poi perdere decisamente tutto. Vai, raga vai prescelto. Mancherebbe il tuo replay. Prescelto, dove le hai imboscati? Dove le hai imboscati? No, beh, prescelto. Se vuoi che non si vedano, va bene. Qui eh. arriva l'errore più grande che ho fatto. Arriverà tra qualche secondo. Che è questo che vedi? Quel male kit non dovrebbe mai andare lì. Ah, ok. Oh. Abbiamo Malekit che sta cercando di uccidere Carre, ma è fuori posizione. Non è difesa dai suoi matti guardia nere. Quindi verrà incanti finalmente dai Mastini, che non aspettavano altro con veleno. Quindi gli abbassa tutto. Mi spiace è andato tutto perso in un cataclisma. Dice prescelto, va bene. E abbiamo il carica, la carica di Arkano che sta cercando di uccidere. E Malekith riuscirà tranquillamente. Perché Malekith è troppo fuori posizione. Purtroppo te ne sei accorto troppo tardi. E costerà sicuramente questa la partita. Perché in bon incato con tutto l'esercito. E questo dovrebbe essere... Adesso non mi ricordo. Questo è, è la magia del... Ah. Anime di Malekith che lo cura. Che ah. però... Mh, purtroppo... Non servirà molto. Perché c'hai troppe unità contro, giustamente. No, Arkham è un lord estremamente forte in corpo. -carlo. Se ti prende ti uccide e ti taglia la testa in tre secondi. Peccato che Arkan non gli hanno dato il drago. O il drago nero sarebbe stato fighissimo. Però c'è quello simile come Fabro. Eh sì, sì. Forse sarebbe stato così forte da riuscire a tenere Tyrion <ride> e qualcun altro insieme. Sì. Ci Muore bene. tranquillamente il tuo Lord. Malekith purtroppo se è andato. Questo pregiudica troppo la disciplina dei tuoi uomini che ci salutano. Quindi, ragazzi, è stato un incontro bellissimo. Peccato per quell'errore perché ce la stai facendo. E questa cosa pregiudica purtroppo eh, uno dei due game ehm, che hai fatto. E Quindi, siete 1-1. Te contro il sì. morto. Bello, hai esalto molto bene secondo me a tutte le unità, hai avuto maggiore sfortuna probabilmente nella build setup, ma sei riuscito comunque a giostrare molto bene le tue unità. Complimenti, complimentissimi. Grazie, grazie. Adesso vedremo l'ultimo game, che ci vuoi annunciare qualcosa dell'ultimo game? Eh, l'ultimo game diciamo che è un po' croccante, devo dire. Un po' croccante, anche se diciamo che è stato anche questo molto molto tirato se non il più tirato di tutti a mio parere perché comunque si, si vede si vede parecchio uh, ok prendiamo subito la partita fermo tutto Dice che è stato tirato questo game. Allora, io ho fermato tutto e stiamo per visionare il game insieme. Abbiamo da una parte, tu che avevi, scusami, eh, che ho fatto caricare subito, non l'ho visto. Eh, vampiri, buono, immortal. Ok, abbiamo Immortal con i vampiri mentre tu hai i, i, l'impero, scusami, ti ho sentito male per quello. Oh, no. Abbiamo Volkamer il Tetro. Cosa ci puoi dire della tua build? Oh, no. Tetro è un fortissimo lord. Chiamato dalla nostra community il papa, il papa sulla papa mobile, come si può mm. dire? Mm. È uno schiaccia sassi un anti-infantry un anti-infantry fortissimo. Che si vedrà può schiacciare qualsiasi unità di infanteria e passare in mezzo a qualsiasi cosa a parte la cavalleria, ovviamente. Ok, allora e, sì. La tua lista, comunque io vedo che Volkmar Tetro ha delle, dei buff difensivi, quindi comunque avevi intenzione di difenderti molto e di attaccare poco con le magie, giusto? Eh Sì, Volkmar Tetro ha dei buoni buff difensivi anche all'attacco e alla resistenza, in più si, si cura a rigenerazione, quindi è un buon lord da utilizzare contro i non morti. Ricordiamo che Volkman e tetro, a parte che è studiato contro i non morti, si sa dalla campagna, all'inizio della campagna. Se vedi lui contro uno dei non morti, ma sappiamo anche che Volkman e tetro è irriducibile, lo possiamo vedere subito quindi, fantastico, sì, sì. Poi il resto delle tue truppe? Il resto delle mie truppe, una frontline molto basilare, che si può vedere contro molti, molti conti vampiro, due flagellanti che sì. sono come Volkman e tetro irriducibili. In più i Sigmar Sons che sono anche loro irriducibili, perché il problema dei vampiri è che fanno terrore alle unità imperiali di fanteria, certo. e se non porti i costi irriducibili ti crolla subito. E quindi crollare che ti crolli la front frontline troppo presto è un grosso problema che viene counterato da questo tipo di frontline. E poi una formazione di quattro lancieri, due a difesa dell'archibugio, che è molto, molto importante, e poi si vedrà che fine farà. E due ai dati per uh, cavalleria o, o large, ok. Um, come stiamo vedendo in questa formazione comunque tu hai voluto um, mettere comunque un mago splendente che fa i danni, che aumenta i danni di fuoco quindi comunque uh, praticamente countera la rigenerazione molto buono in caso avesse sì. molte unità con rigenerazione cosa che lui ha, i Full sono bellissimi con tanta rigenerazione e poi uh, volevi fermare anche le sue magie uh, di rigenerazione um, sì praticamente ehm, il mago splendente lo, la, avevo intenzione di utilizzarlo per usare la Spada Fiammeggiante di Ruin. Se non sbaglio, si chiama Sì, sì, sì. Che dà danni da fuoco e danni magici, e quindi è molto utile contro le unità eteree sì. e contro le unità vampiriche in, in generale, perché hanno debolezza al fuoco. Ok, um, mi piace molto anche la scelta dei grifoni per fermare appunto i principi de, del sangue. Oh, eh, Sono che danno un fastidio a cane i cavalieri dei neri anche li fermano e Valfun li fermano molto bella questa composizione tua ovviamente non hai messo molte unità antifanteria perché proprio tu aspetti i flagellanti faranno questo terranno non scapperanno il resto del danno io lo farò tramite le magie un po' lo farò con le staffette e il resto lo farò con i griffoni questo è il tuo startup oltre che Volkmar che passa sopra e via, che si diverte allora <ride> Nella composizione invece del buono Immortal abbiamo Manfred che sta volando sul suo piccione volante. Eh, sì, che ha appena scureggiato. Lo potete vedere ha fatto una nuvolina qua. Eh, eh, sì. Va bene, aveva un po' di aria nello stomaco. Gli spretri, quindi abbiamo comunque tanta, tanta cavalleria. Ti ha spiazzato questa, questo numero di cavalleria o è normale? Guardi, io. Eh, la mia build è costruita contro la cavalleria perché ehm, la cavalleria dei Conti Vampiro è, la, è una delle più forti. È il perno su cui si regge tutta la frontline del Conte Vampiro. Okay. Persa quella ha perso la partita praticamente. Se non gli rimane proprio qualcosa, tipo il Vargulf, Var come vedremo. Okay. E, e quindi me l'aspettavo. Doppio Vargulf: quello era una contro pick che gli è riuscita, perché doppio Vargulf va a counterpickare il buon Volkmar, che prenderà molte, molte pizze, come vedremo e Quindi non me l'aspettavo. Però il resto l'avevo più o meno letto. Più o meno letto, sì. Siamo okay. che l'unico che mi Guarda, gli spettri anche l'avevi previsti? Gli spettri, sì, perché è una pick molto, molto forte contro i semigrifoni, essendo sia eterei sì. che, eh, che penetrazione corazza. Quindi sono perfetti contro i semigrifoni e vengono counterati dalla spada fiammeggiante di Ruin che danno danni magici e quindi. Perdono se gli do quella, i e i semigrifoni. E i pipistrelli come vorrà utilizzarli Mortal? Per mm. distrarti le staffette o distrarti l'unità di archibugi? Distrarmi le staffette più che altro, poi anche gli archibugi, però gli archibugi in secondo piano, perché mm. se, perché quegli archibugi della fama sono invisibili finché non ci arriva veramente vicino quindi. Non li ha ancora visti teoricamente lui. Hanno ah, caccia e eh, verranno usate più che bene. Va bene, vediamo subito che lui sta usando esattamente i pipistrelli per distrargli le staffette in modo tale che non spareranno sulle unità più importanti. Vediamo comunque la front line che forse non gli ho dedicato abbastanza tempo di zombie, i soliti classici zombie, amati zombie dei non morti. Come fai a partire una partita senza gli zombie? E poi vediamo come magia che ha portato l'evocazione La prosciuga spirito e la cura Classiche magie di, di sempre, che credo che le metteranno sempre. E vediamo anche il solito. Uh, ah no, vediamo un'unità di Cavalieri Neri che sta nella backdoor. Non vediamo il maghetto che si taglia le vene. Eh. Bello, non ha messo il maghetto che si taglia le vene una volta tanto. Che ho capito oh, più che altro perché Manfred è, un, è praticamente. Fa tutto lui. Il cioè, un mago così forte che fa tutto lui. Fa cappuccino, brioche, merenda, pranzo, cena. Perfetto. Abbiamo comunque i pipistrelli che stanno cercando di andare contro gli archibugi che sono stati visti, sono stati scoutati. Da questa parte abbiamo i pipistrelli che vengono ingaggiati malamente dai grifoni che finiranno a pezzettini piccolini. In vargo full, non so cosa stiano facendo, stanno andando a sinistra. Non capisco. Probabilmente sta cercando di colpire, non penso ai grifoni, ma lo vedremo molto presto. E sta perdendo tempo più che altro, sta vedendo dove manderò il mio Volkmar per mandargli subito contro. Ok, infatti stanno ritornando verso il centro Walkbar si sta spostando verso uh, il centro principale Dove sta schiacciando dei poveri zombie e degli scheletri guerrieri No, degli scheletri guerrieri e dei pipistrelli Li sta schiacciando malissimo Mentre il buon Immortal sta aspettando il momento opportuno per caricare Carica queste staffette con i suoi cavalieri neri le, le, cavalieri, le staffette non riusciranno a avere nessuna possibilità in questo scontro A meno che non verranno supportate dai griffoni E le, le staffette moriranno miseramente purtroppo sì. essendo ingaggiate non riescono nemmeno a far fuoco quindi... e purtroppo poi in, in quel fight non ho visto che c'erano anche dei cavalieri neri perché ero più concentrato su altre cose e quindi i cavalieri neri mi sono un po' scappati dalla visuale e è per questo che non ho subito ritirato le staffette perché sennò le avrei subito ritirate Esattamente, vediamo adesso che si stanno ritirando. È costato tante tante vittime. Vediamo Walkman Tettor che sta schiacciando tutti i poveri zombie. E guardia dei tumuli, non si è risparmiato. 56 vittime con una carica, ma questa carica è molto molto rischiosa, perché comunque ci sono due varful che hanno subito fermato il suo Volkmar dentro e lo stanno tritturando di botte. Quello che voleva lui era appunto avere il tuo Volkmar sotto le mani e ce l'ha fatta! Gli ha tolto un quarto di vita. Mentre il tuo buonissimo. Ma. Aspetta, l'ho un po' perso. Il tuo genere. Eh, non in generale. il generale. Tuo maghetto dov'è? Aspetta. Il tuo maghetto si ritrova nella backdoor ancora. Sì. Sta aspettando il momento propizio. Probabilmente per affettare qualche nemico. O bruciacchiarli con le sue spell. Vediamo che le sì. spell stanno partendo. Sicuramente questa è una spell tua, una spell difensiva. Uh... Sì, hai spell difensivi che ti dovrebbero proteggere. Sì, hai la cosa dei salmi che dovrebbero dare più difesa e altra roba. Resistenza, attacco. Sì, sì. Esatto, abbiamo Manfred che sta castando come un dannato, non so dove, ma starà castando cura a destra e a sinistra. Abbiamo i lancieri tuoi che stanno cercando di proteggersi dagli spiriti del freddo. Una magia del tuo mago per cercare di one shotare più spiriti del freddo. E ha avuto anche. nel freddo. Degli spiriti. Spiriti del freddo. Ha avuto anche molto successo. Una partita molto combattuta. Il tuo eh, Manfred Warcaster ha attaccato le staffette benissimo. Mentre il tuo Volkmar sta avendo non pochi problemi da questa parte. Sta cercando di salvarsi. Ma il varful passano sopra le tue unità di fanteria benissimo. E riescono a raggiungerlo. Purtroppo Volkmar con quella poca vita difficilmente potrà schiacciare molte unità. Potrai mandarle contro le unità più distanti. Cosa che penso che stai facendo contro i guardie dei tumeli. Ma i Warful lo stanno inseguendo. Il Griffoni purtroppo, forse è scelta azzardata caricare la Frontline e non caricare Warful. Questo ti potrebbe costare tantissimo. Eh, più che altro perché era la, la Frontline era appena stata caricata dai Principi del Sangue, quindi ho controcaricato i Principi del Sangue inseguendoli, ah, eh, abbiamo comunque una storm qui che ha fatto tantissime vittime da parte di tutte e due. Sinceramente, onestamente non so chi l'ha tirata. Ma, la, ma praticamente mi è tutto sia vittime buone che cattive. stato io perché va a dove i pare alla fine. Eh, lo so. g come le tante spell. Abbiamo i griffoni che stanno cercando di salvare il tuo maghetto che stava in difficoltà. Ok, il tuo, i tuoi grifoni stanno cercando di salvare adesso Volkmar. Volkmar deve restare in vita, ma viene ingaggiato malissimo da parte da degli Freddo, che lo tengono impegnato. Tu fai la magia per cercare di ucciderlo, ma non riesce a prenderlo. Peccato, quella magia ti avrebbe aiutato tantissimo. Volk, eh, Volkmar sta cercando di inseguire i spiriti, ma difficilmente riprenderà. In questo momento ha i griffoni contro i varful Non riescono a avere la meglio. Abbiamo comunque Manfred che finalmente è sceso dal suo oscuro e già in cielo. vuole caricare Volkmar. Lo farà? Lo farà? Sì sta caricando ha un vantaggio di vita che non direi che è poco poco che, più che sufficiente per avere la meglio contro il povero Volkmar Da questa parte comunque abbiamo il combattimento dove vede Varful in svantaggio con i vari buff che sono stati tirati da parte di Volkmar Ma che vede purtroppo Volkmar ingaggiato allo stesso tempo da parte dei Varful oh. Vediamo se Volkmar ci lascerà purtroppo, i grifoni stanno cercando di salvare Volkmar ma è difficile, la situazione è molto molto tosta. Abbiamo spell che si tirano da destra e da sinistra, abbiamo la spell che aumenta i danni infucati che stanno cercando di uccidere Varful, purtroppo i grifoni non sono in questo momento in combattimento contro Varful. Abbiamo tutto l'esercito dell'impero che sta cercando di salvare Volkmar perché lo sai inizio, che è morto e suo ha perso la partita. Quindi, una giocata veramente bella. Non so quanti. Siamo a 6 minuti. Dove si stanno dando di tutto e di più. Purtroppo, le staffette credo che non abbiamo fatto un gracchietto di anni. No, 35-15 direi che non sono state no. moltissimo. Abbiamo un commento da parte di Simone: Secondo me, i Royal Aldorf gratis sono un po' overkill. Ma ehm, tu devi immaginarti che comunque di solito si trovano tre. Mh... Um, come cavaliere del sangue tre cavaliere del sangue ti devi per forza portare o tre semigrifoni o un semigrifone e un Proghi uh, alla Quindi poi anche li avevo um, giocati. Anzi, li ho messi giustamente anche per contrastare Valgolf. Um, giustamente per fortuna diciamo. Che non, non, non li avevo calcolati i nell'equazione della partita. Ok, abbiamo il buon Manfred che sta cercando di cecchinare il tuo maghetto. Pensavo il tuo Volkman, no, il maghetto e riuscirà. Purtroppo il tuo maghetto sta subendo troppi danni e se ne andrà in rotta. Potrebbe ritornare, ma Volkmar è in una situazione tragica. Sta venendo attaccato di nuovo dai Warful, stavolta senza buff difensivi. Questa cosa potrebbe essere bruttissima per te. E tu lo sai bene perché stai cercando di mandarlo contro le tue lance. Per cercare di fargli perdere il più tempo possibile. I griffoni stanno andando subito in, in aiuto del Warful. Oh. Dell'uccisione dell sul Varful. Vediamo se riuscirai a farcela. Il tuo Volkmar comunque. Ha ah, una bellissima magia, un bellissima storm che ha distrutto delle Guardie dei Tumuli. I Mortar sa benissimo che quelle Guardie dei Tumuli sono fondamentali per consentire al, um, a Verful di consentire di danneggiare Volkamar Tetro. Abbiamo Manfred che finalmente si deciderà a scendere a combattere? No! S sì, si scende! Cerca di attaccare Volkamar. Se Volkmar morisse la partita sarebbe finita. Oddio, Volkmar ha subito troppi danni. Sta per cadere, sta per cadere. Attenzione, non deve morire Volkmar. Ha pochissima vita. Ormai la decisione del. chi vincerà è solo di mettere Volkmar. Quando queste due unità si decideranno ad attaccare mettiamo la velocità normale. Bam bam. E abbiamo la caduta. Finalmente piangeremo la morte del povero Volkmar che cade dal suo pappa mobile E si ribalta miseramente dando purtroppo così... La fine alla partita: Purtroppo, purtroppo che. la morte. Eh sì. Warful sono stati fondamentali per questa vittoria. MVP dei Varful de che sono riusciti a fare un'incredibile rimonta. Staffet purtroppo state veramente male, ma non per colpa tua, ma per colpa del... Non, non no. il predict del, delle cavierini neri, di tutti questi. E li hai un po' persi. Però per il resto hai giocato benissimo e sì. non ti posso dire nient'altro di più. Poi diciamo che alla parte finale Manfred ha iniziato a spammare come un dannato ogni cosa che poteva fare la tutta spammata ha curato un'intera unità di cavaliere del sangue almeno 3-4 volte se avessi avuto le staffette lì a cercare di buttare giù il piccione forse eh. ce l'avessi fatta però sta di fatto che uh, con la tua build non hai molte unità da tiro, hai molte unità che resistono e quindi sei stato canterato da tutta quella cavalleria e dai verful e anche dai pipistrelli che ti hanno tenuto le staffette quanto basta per riuscire a caricarle con il restante esercito molto eh. bello era veramente al limite, peccato per Volkmar, avresti sicuramente vinto tu se Volkmar non fosse morto eh ma um, come ho detto purtroppo i vargolf erano lì per quel motivo e ci, ovviamente ci sono riusciti due varful che sono solamente messi lì per uccidere volkmar <ride> cioè, sono strutturati per quello la loro vita è dedicata all'uccisione di volkmar sì, purtroppo, purtroppo per me sì. quindi hai bestemmiato tantissimo nel commento che hai fatto tu come vai sentiamo eh, perché eh, nell'ultima carica dei miei griffiti contro um, i Vargolf. Prima che, Molk che Volkmar ci, las ci lasciasse, voleva ci morisse. Vabbè. Ok, ha ah, quel maledetto di di, del Buon Immortal. Ha evocato un'intera unità di zombie. Fermando la mia carica. E quindi praticamente farmi facendomi perdere la partita. Giustamente utilizzando quella tattica. E diciamo lì ho un po' rosicato Ok, uh, mi chiedono di far vedere um, chi sta vincendo il bracket. Allora, ragazzi, noi abbiamo fatto vedere le partite che sono state di Gerard <ride> contro Gagina Spinata. E abbiamo visto appena adesso la partita del buon Vex contro appunto. Um, ba -ba 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 Eri contro Immortal. Che è stato un bellissimo combattimento. Sì, sì. Uh, perché ti ho chiamato Vex? Scusa? Di Leviatano, scusami, Mo. Sì, ah, tanto è Di Leviatano contro Immortal. Dove comunque si è portato 1 o 2. Ragazzi, deve essere aggiornato qui. Credo che comunque lo faranno i ragazzi. Al massimo lo farò io. Non c'è problema. Dove metteremo Gaggina spinata. Anzi, se riesco a farlo io, la stessa roba. Alla fine, alla fine cosa devo fare? 2 a 0. Dovrebbe andare bene. Dove in questo momento abbiamo questi qua. Questo è il risultato, qua eh, no, per... aspetta, 2 a 0 per Immortal. Ops, no, puoi cambiarlo. Dovresti essere in grado di cambiarlo. Sì, 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 no, no non male. Ho un casino che facevo. Ok, ho messo apposta. Eh, automaticamente io sono corrotto, ragazzi. Abbiamo Immortal che finalmente si trova in semifinale. E è passato la semifinale, è arrivato in finale, dove giocherà o contro Simone o contro Ronin. Purtroppo, per noi, non potremo castare la partita di Simone e Ronin, perché non avendo a disposizione gli orari per... Uh, a vedercela in quel momento perché loro ci sono solamente la sera io la sera faccio difficoltà allora la casteremo in un secondo momento la casteremo um, probabilmente domani col finale cosa che mi auguro che eh, chi vincerà avrà a disposizione un'oretta un di tempo per fare la partita. Mi auguro, se no, proprio dovrò castarmela anche post battaglia. Sarebbe scocciante, però. Amen. Se no, abbiamo gli orari. Amen. Ragazzi, io ringrazio tutti. Tu vuoi dire qualcosa ancora ai Morten? Eh, Levietano, vabbè. Eh, è stato eh. comunque un piacere commentare le mie, le mie partite. Okay. E eh, grazie di avermi fatto venire qui a commentarle. Ci vediamo alla prossima. Grazie della pazienza che ho sbagliato 25 volte il tuo nome Leviatano, è stato eh. veramente molto bello castare la tua partita, hai giocato veramente molto bene. Eh, eh. Giuro che se fino all'ultimo ci speravo che vincessi ma di poco quel Volkmar è caduto dalla pappa mobile, probabilmente ha beccato una buca ed è inciappato eh. e è morto. Non aveva la ruota di scorta. Non aveva lotta di scorta, esattamente. Ragazzi, ehm, noi ringraziamo tutti quelli che hanno partecipato a questo torneo. Non vediamo l'ora di sapere il risultato di Simone contro Ronin e di vedere se riusciamo a organizzarci per farci la finale in diretta. Se no, la finale sarà comunque ehm, al più presto possibile, cosa che spero che sarà domani eh, Domani pomeriggio. Eh, casterò le partite fatte dai giocatori. Comunque adesso io mi organizzerò con il vincitore tra Immortal e o Ronin o, o SG Mir Inizierò tra di loro per cercare di portarvi la partita in streaming. Vediamo. Ringrazio tutti di aver partecipato, ringrazio Livietano di essere venuto a castare la sua stessa partita. Ricordo no. che questo sarà uno dei tanti tornei che faremo più avanti. e e niente io starò ancora una mezz'oretta con voi anzi meno una mezz'oretta 16 eh, 30 probabilmente staccherò dove adesso vorrei riprendere un secondo Attila perché stavo in una situazione di merda quindi mi stavo cagando in mano e volevo risolvere questa situazione mm. per tutti quelli che stanno andando eh, boh, vi ringrazio boh, della compagnia, vi ringrazio boh. di esserci stati e vi aspetto domani per uh, continuare il torneo grazie mille a tutti ciao, ciao belli, ciao Livietano grazie, ciao, ciao. belli No, alla prossima. Alla prossima, ciao. Ok, esco il loro Discord. Boh. Ciao Simu, grazie mille di tutto, e fammi sapere, cerca di... se vinci tu o no, vince Ronin, cerca, cercate di organizzarci, ho capito, Ronin ha dei problemi, cerchiamo un attimino, a mal che vada cercherò io di fare qualcosa, proverò a castare questo incontro, proverò in tutti i modi, vediamo. Quindi Simone porta un'ora e cerca di fare una bellissima partita perché voglio veramente castare... Eh, la partita molto 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 volentieri eh, Gioca bene contro Ronin Perché non vedo l'ora di vederla Prima della finale comunque farò vedere la partita Che terrai tu oggi E Stessa cosa domani quando ci sarà il cast Sia che vinci che perdi Vieni su Discord che commenterai la partita Come ha fatto il buon Leviatano O ehm, eventualmente comunque Dimmi che non ci sei che Non c'è problema Ok ragazzi Metteremo l'aggiornamento. Adesso vi metto l'aggiornamento del torneo qua. Ricordo che in questo torneo c'era una piccola ricompensa. Che è il DLC di.